Manca ancora un minuto. Buonasera Marcello, Buonasera a tutti. buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Siamo qui questa sera per veramente una puntata strepitosa. Abbiamo avuto il piacere, l'onore, quindi ringraziamo per questo la casa editrice La Terza, che ha permesso ovviamente questo privilegio. Siamo qui a presentare nel giorno dell'uscita uno dei libri più attesi di quest'anno. In realtà ce ne sono stati tanti che abbiamo avuto il privilegio di presentare, però, come abbiamo fatto con Giacomo Pacini, anche in questo caso è il primo giorno, il giorno dell'uscita, e presentiamo il libro questa sera di Paolo Morando, Eugenio Cefis, una storia italiana di potere, esatto, una storia italiana di potere e misteri, il provvidenziale Andrea Piras in regia che mi viene in soccorso. Intanto salutiamo Andrea Mengolini, salutiamo Paola Calzolari, Paola Palazzini, Fernando Zinni, Daniela Allotta, ciao a tutti, siete tanti, come al solito Sonia Eisenberg, Francesco Sella, vi diciamo a chi non ci segue spesso, chi è la prima volta che ci sta seguendo, diciamo che potete interagire con noi nel corso della puntata, cercheremo di dare spazio alle domande verso la fine e soprattutto Marcello, questa sera invitiamo tutti, ma proprio tutti, a rimanere fino alla fine, perché al Sì. termine di questa puntata, con commento tecnico dei nostri ospiti sullo schermo, presenteremo la terza stagione di Darkseid, che ormai è veramente, veramente imminente e stiamo scaldando i Assolutamente. motori ormai da qualche settimana. Bene, a questo Assolutamente. punto, Marcello, direi che lascio a te una brevissima introduzione sull'argomento di stasera prima di far entrare i nostri ospiti. Quindi, chi era Eugenio Cefis? Poi ce lo dirà ovviamente Paolo Morando. E a te il difficile compito di delineare in poche parole questa figura. Ma allora, Eugenio Cefis è stato una delle figure, diciamo, quello che qualcuno definiva negli anni 70 un boiardo di Stato, cioè un grande manager che è stato a capo dell'ENI e poi a capo di Montedison, manager quindi di società partecipate dallo Stato o prima ancora legate allo Stato, che negli anni a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 è stato pienamente inserito nel potere. Diciamo che stasera, ecco, più che introdurre il personaggio, io introduco come dire, l'angolo di visuale della puntata di stasera, che è poi anche l'angolo di visuale del libro di Paolo. E cioè, se uno pensa a Eugenio Cefis, mediamente chi diciamo, segue queste vicende, sentendo Eugenio Cefis, immediatamente fa due associazioni, due link mentali velocissimi. Enrico Mattei e Pierpaolo Pasolini. Questi sono i due link che scattano immediatamente, perché la storia di Eugenio Cefis si lega imprescindibilmente a questo tipo di a questi due personaggi. Ecco, stasera noi racconteremo, attraverso, lo racconterà Paolo che ha scritto questo splendido Bravo libro. Umberto Ecco, bravo Umberto Berlinghini che ha difeso Bernanchini, il libro bravo, lo sotto la pioggia. salutiamo. Siamo Perfetto, tutti con te. bravissimo. Esatto. In realtà è un personaggio che va scandagliato al di là della leggenda nera che si porta dietro, dell'aura di personaggio estremamente negativo, il fondatore della P2. Gli Insomma, manca la morte di Giulio Cesare e poi. esatto, gli è stato attribuito un po' tutto. Ci sono stati anche degli addentellati a epoche, diciamo, successive al suo passaggio in Svizzera. Quindi l'angolazione da cui affrontiamo stasera il personaggio è veramente molto singolare e ovviamente
lo facciamo con l'autore del libro. Che, e diciamo che subito che cercheremo di non fare troppi spoiler, ma possiamo dire che questo libro lascerà, che è scritto tra l'altro un libro d'inchiesta scritto quasi come un romanzo, perché si legge veramente bene. Noi abbiamo avuto il privilegio di leggerlo in anteprima. E sì, è un libro che lascerà bocca aperta tante persone. Ci tengo a dire una cosa: è un libro ricchissimo di notizie mai sentite, mai viste, di aspetti assolutamente inediti del personaggio Cefis. E quindi è un libro che è veramente, oltre ad essere effettivamente l'unica vera biografia completa di Eugenio Cefis, è un libro veramente nuovo. Eccolo qui, sì, lo facciamo vedere. Eccolo qui. Ed è veramente, abbiamo la percentuale sulle royalties, lo diciamo a tutti, perché se no non si spiega tutta questa pubblicità su questo libro. Esatto. Paolo, no, però, Paolo lo vedo ridere nel retrobottega, ma non sa comunque che gli portano l'80% delle royalties, quindi cioè, no, ha poco da ridere. ed è quindi un libro importante, e appunto ne parliamo stasera con Paolo Morando, che è l'autore, e ne parliamo anche con due che sono amici di casa. Chiediamo quindi ad Andrea di mandare sullo schermo, esatto, i nostri ospiti, l'autore Paolo Morando. Esatto. Piacere. Ciao Paolo. Ciao. Giacomo Pacini e Fabio Isman. E Fabio Isman. Il trittico delle meraviglie. Tra l'altro, Paolo, tu hai anche, sei in debito con noi, perché visto che a Giacomo con la prima presentazione su Darkseid abbiamo fatto fare 3 edizioni del libro, se anche tu eguagli questo risultato, non è più l'80%, ma è lo 87 per aumentare la percentuale. Quindi, sulla base di questo, buonasera. Ecco, allora Marcello, lascio a te la prima domanda. Come al solito siamo tra amici, quindi sarà una cosa molto molto informale, no? Come non capita spesso. Sì, siamo proprio come nella canzone di Gino Paoli, siamo proprio 4 amici al bar. Esatto, quindi noi trattiamo sempre temi tenebrosi, esatto, sempre ingessati, ogni tanto però stasera ci lasciamo andare. Allora, io ho fatto quel piccolo preambolo, ma più che partire da una domanda, io vorrei passare subito la palla a Paolo, e ecco, partire proprio da quella che è la domanda poi chiave attorno alla quale ruota un po' tutto il tuo lavoro, no? La leggenda nera di Eugenio Cefis è fino a che punto è realtà, fino a che punto è stata un'invenzione o è stata una costruzione, una sedimentazione di elementi? È la domanda delle domande. Adesso cerco di fare un po' un racconto un po' lineare di come questo libro è nato. La faccio breve. Io ho iniziato a lavorare questo libro davvero, cioè a raccogliere davvero materiale a scriverlo, un anno fa. Quindi non tanto tempo fa, tutto sommato, era proprio tra marzo e maggio del 2020. E partivo esattamente da ciò che più o meno tutti abbiamo letto, no? E quindi appunto la leggenda nera di Cefis. La leggenda nera che si è costruita e articolata soprattutto negli ultimi anni dopo la sua morte, lui è morto nel 2004, e che tiene dentro, appunto, come diceva Marcello all'inizio, la morte di Mattei, e quello un po', come dire, si era sempre un po', era sempre stato almeno un po' profilato, diciamo, a livello di ipotesi, e soprattutto la morte di Pier Paolo Pasolini, e in mezzo la scomparsa di Mauro De Mauro. Quindi tutta questa roba qua, dopo la sua morte, o meglio, dopo l'inchiesta di Calia, del giudice Calia di Pavia, sulla morte di Mattei, come dire, questa roba qua è cresciuta, molti libri l'hanno raccontata, e se uno anche solo guarda un po' nel web random, insomma, ad esempio, che Cefis fosse il capo della P2 ormai pare una verità intangibile, no? Acclarata, viene fuori dall'inchiesta di Calia, lo dice un appunto del Sismi, quindi no? Game, set, match, si direbbe. Certo. Quindi questa roba qua è cresciuta, e io da lì sono partito, no? Ero, come dire, affascinato anch'io da questa figura di cui non esistevano libri, se non, cioè, o meglio, ne esistono tanti che ne parlano in attinenza a Mattei, piuttosto che a De Mauro, piuttosto che a Pasolini, piuttosto che a Leni, o alla Montedison, o al periodo partigiano, quindi sono tante le fasi della vita che ha attraversato Cefis. Però una cosa compiuta che raccogliesse un po' tutta questa cosa qua non c'era. Allora io da lì sono partito, quindi da una posizione di raccontiamola tutta questa leggenda nera, un anno fa, ok?
via via che accumulavo materiale, letture, libri, interviste, qualche documento, non è roba inedita, perché è tutta roba che io ho fatto stando qua a Trento. Io lo dico, ma come dire, onestamente, anche perché era il periodo del Covid, quindi non è che si potesse andare tanto in giro, oltre che setacciare gli archivi, non ci si poteva manco spostare dalla propria città, figuriamoci andare a cercare archivi, no? Lo ricordiamo, archivi, bene, tra l'altro, a caccia di roba di Cefis, figuriamoci che cosa puoi trovare di Cefis in archivi, visto che si è sempre detto che alla sua morte ha fatto distruggere tutto il proprio archivio personale, quindi no? Ecco. E quindi, standomene seduto qui dove sono ora, un telefono, un computer, ho trovato un sacco di materiale, ma davvero tanto, magari non immediatamente trovabile, però che tutto sommato non era neanche complicatissimo trovare, e che non ho mai trovato citato da nessuna parte. Tutto questo materiale che in qualche modo ho accumulato via via mi ha rappresentato una figura di Cefis diversa dal racconto, dalla vulgata, diciamo così, soprattutto per quanto riguarda i punti chiave ai quali si attacca la cosiddetta leggenda nera. Poi magari li possiamo anche elencare uno per volta senza dire troppo, ma un po' raccontare che cos'altro si può dire invece di questa vulgata che fino adesso si è perpetuata. E quindi alla fine è venuto fuori un sacco di roba inedita, tra l'altro, perché a forza di concentrarsi sul link Mattei De Mauro Pasolini, su cui, ripeto, tanti libri sono stati scritti negli ultimi anni, c'è una marea di decenni di vita di Cefis, di vicende cefisiane che sono fondamentali nella storia d'Italia, e la Resistenza, appunto l'ENI, la Montedison nel senso di impresa chimica e quindi la politica economica di quegli anni, ma anche dopo il 77, quando ha lasciato l'Italia, cosa ha fatto dopo, no? Tutta questa roba qua non è mai stata in qualche modo raccontata o anche solo cercata, in qualche modo me la sono trovata addosso, e quindi, come dire, il percorso iniziale si è un po' deviato. Ecco, io credo di aver cercato in qualche modo di restituire tutta questa roba che ho trovato, che, come diceva Marcello, in grandissima parte è inedita, oppure edita ma passata del tutto inosservata. E ripeto, non è che ho trovato documenti sconvolgenti, magari cose nascoste in libri di scarsissima diffusione, interviste in riviste per pochissimi addetti. Sì, tu racconti nel libro, esatto, di libri praticamente introvabili, esatto. Documenti che veramente sono comparsi sulla scena talmente per brevissimo tempo che tu sei riuscito a trovarli veramente con il lanternino, quindi questo è uno dei pregi del tuo libro, oltre al pregio di essere qui stasera dopo aver fatto un firmacopie fino a mezz'ora fa, quindi ti vediamo un po' sudato. Trento per fortuna è piccola, ci si può muovere a piedi senza perdere troppo tempo, insomma. Bene. Ecco, quindi insomma, e alla fine ho fatto anche una cosa, se volete, banale, ma io sono un giornalista, non sono uno storico, non sono un accademico, un ricercatore, sono principalmente un giornalista, anche da un po' di tempo senza più il proprio giornale, ma questo transeat, e quindi sono andato a cercare ad esempio i parenti di Cefis, che mi dicono che in tutti questi anni nessuno li ha mai cercati, nessuno gli ha mai chiesto che cosa hanno pensato di questa leggenda nera. Banalmente. Che ride no? Lì sotto. E quindi anche questo è un pezzo di racconto che io propongo al lettore. Certo, perché ridi, Fabio? Rido perché è una delle cose che mi hanno toccato di più. Cioè, il fatto che nessuno fosse andato a parlare con i parenti di Cefis per sapere che cosa lui pensava della morte di Mattei, che cosa lui pensava della sua esistenza, perché era andato via. Non l'aveva fatto nessuno. Io allora di Cefis non mi sono mai occupato particolarmente, anche se l'ho avuto come padrone per un periodo di tempo, ma ne parliamo magari dopo. E poi ce lo racconterai, esatto. Leggendo il libro di Paolo, ho trovato una valanga di cose che dice, come mai non si sapevano? Paolo è riuscito addirittura ad andare a trovare un libro che non è mai stato stampato, cioè non è mai stato diffuso, non è mai stato pubblicato. Ci sono dentro una serie di cose abbastanza straordinarie, e soprattutto è straordinario che ce lo spara così, eccolo. È straordinario il cambiamento di prospettiva sul personaggio,
Esatto, è vero, è verissimo. Perché infatti, quando ne abbiamo parlato con Paolo, io pensavo che lui raccontasse la leggenda nera, c'è una storia nera dietro Cefis, una delle più grosse storie nere. Che tanti rimarranno leggendo stupiti da questo libro, perché io stesso mi aspettavo di trovare una storia dell'orrore. Io devo dire che forse è anche nata perché lui era misteriosissimo. Come sono molti, molti vecchi comandanti partigiani. I vecchi comandanti partigiani sono rimasti misteriosi nella loro esistenza successiva. Io ho avuto direttore Pietra a un certo punto l'ho trovato al bar sotto il giornale che telefonava dicendo sono a Algeri. E dico, ma cazzo vuoi dire sono a Algeri che sei al telefono a gettone sotto il giornale? Perché sono così. Cioè restano... E quindi Cefis era misteriosissimo. Non ha mai rilasciato interviste se non poi magari Paolo ce lo spiega o Giacomo ce lo spiega o ce lo spiegheremo tra di noi se non a riviste aziendali cose di questo tipo per cui non c'erano sue grandi interviste sul Corriere, su Repubblica, su robe di questo tipo. Repubblica non c'era ancora magari, vabbè, e non ha mai smentito, cioè soprattutto non ha mai smentito, un silenzio stampa totale, e questo ha fatto sì che questa leggenda nera di Cefis sia cresciuta nel tempo, ha lievitato, perché non c'erano smentite, e quindi è andata avanti. E queste 400 pagine si leggono come un romanzo, ma sono piene zeppe di riferimenti precisi, come tutti i libri di Paolo, peraltro. È documentatissimo. Ed è una storia che si legge veramente di corsa, perché vale la pena di leggerla, perché te la ritrovi lì in questa maniera, e ne viene fuori un affresco di un periodo di storia italiana visto forse da un angolo che non avevamo visto prima, perché per carità che fosse amico di Fanfani, vabbè, questo si sapeva, ma nemico di Andreotti perché Andreotti gli prediligeva Rovelli è già più interessante. Cioè c'è tutta una serie di incastri sì, è vero. Che sono abbastanza, sono molto interessanti. Più profondo il personaggio, Giacomo, tu che sei, diciamo, forse il re dei topi d'archivio, perché il tuo libro anche è stato una ricerca veramente importantissima, La spia intoccabile, lo ricordiamo. Leggendo questo libro, qual è il voto che dai al tuo collega Paolo Morando per la sua capacità di scavare? Ma guarda, mi viene in mente una battuta che a volte si fa quando ci sono le presentazioni, no? Si dice, è una battuta che in voga, che le presentazioni di libri sono occasioni in cui persone che non hanno letto il libro lo presentano a persone che forse non lo leggeranno mai. Ora, io, una bella definizione questa. Il libro vi assicuro che l'ho letto, sono sicuro che l'hanno letto anche Fabio, Gianluca e Marcello, probabilmente l'ha letto anche Paolo, veramente dico a chiunque ci ascolta stasera, leggetelo, perché è un libro veramente importante, veramente veramente importante, per le ragioni che avete già detto, tant'è che io un po' la domanda che volevo fare a Paolo è stata parzialmente bruciata. Gli avrei voluto chiedere, quando circa un anno e mezzo fa circa Paolo per la prima volta mi disse che era intenzionato ad approfondire la figura di Cefis, come da allora la sua visione di Cefis è cambiata, cioè se da allora in qualche modo è cambiata l'idea che aveva di Cefis, e in parte la risposta è già stata data. Ma guarda, dico, questo libro ha un grande merito, proprio da un punto di vista proprio di metodo, perché Paolo, come dire, supera quella che... C'è qualche problema di connessione, ecco, no, adesso ti vediamo. Ci sei? Mi vedete? Sì, ci siamo. Sì. Si è ripreso. Ecco, Paolo ha il grande merito di superare quella che, non so come definire, la cosiddetta storia giustiziera, perché lui non scrive ovviamente con intenti apologetici, è ovvio, ma neanche accusatori. Cioè nel libro non ci sono illazioni, non ci sono congetture, c'è sempre un dialogo costante con i documenti, con le fonti, alle quali si attiene sempre in modo molto preciso e puntuale. E questo è proprio il primo punto cruciale. Se si vanno a guardare le origini delle fonti, molte delle teorie che sono nate nel corso degli anni vengono un po' rimodulate. Avete citato il caso di Cefis
fondatore della loggia P2. Io lo ammetto, a lungo anch'io credevo. Poi vai a vedere come nasce, qual è la scaturigine di questa informazione. Infatti, chiediamo a Paolo proprio di parlarci di questa. Esatto, di scusa, finisci però, Giacomo, perdonami, ti ho interrotto. No, ma guarda, è l'altra grande vicenda che, a cui io sempre avevo creduto, cioè Cefis, che durante la resistenza assiste cinicamente alla morte del capo partigiano Alfredo di Dio, e questa cosa viene, sarebbe una delle dimostrazioni, diciamo, di questa storia nera che lo ha sempre accompagnato. Ma poi vai a vedere qual è la fonte di tutto questo. La fonte è Pisa, no? Cioè, non c'è un documento, non c'è un riferimento, tant'è che poi c'è, dopo la morte di Alfredo di Dio, avrà un ruolo importante all'interno della divisione Valtoce, svolgerà ruoli delicatissimi in Svizzera, come è pensabile se fosse stato lui responsabile della morte di del suo capo partigiano, tutti gli altri. Se gli altri l'avessero... Eppure c'è un episodio molto molto significativo che poi magari ricorderemo dopo, no? Che mostra diciamo l'affetto degli uomini verso Cefis, capo partigiano. Comunque, Marcello, noi ce l'eravamo segnata come domanda sostanzialmente cardine della puntata, perché appunto tutti ce lo stanno chiedendo, i nostri ascoltatori esatto. Già sono in tre che ci chiedono o sostengono, giustamente, sì. Perché tutti lo pensiamo, Cefis capo della P2, fondatore della sì. P2. Ecco, Paolo, è stato il fondatore della P2, è appartenuto alla P2, Fabio ride... Paolo, dici qualcosa, ovviamente senza spoilerare, perché il libro esce oggi, quindi noi vogliamo le royalties, quindi prego. Io premetto una cosa velocissima. Io non sposo nessuna tesi, che sia chiaro. Io non posso dire se Cefis, adesso diciamola grossa, ha ammazzato Mattei, ha ammazzato De Mauro, ha ammazzato Pasolini, sì o no. Io non lo so, non ero lì, francamente non lo so, che ne so io, che ne sappiamo noi tutti, a maggior ragione dopo che da 50 anni ci hanno scavato magistrati, giornalisti, storici, ricercatori, e alla fine siamo sempre solo nel campo delle illazioni, delle ipotesi, degli scenari, ma del nulla di dimostrato. Io non mi, come dire, non mi spingo sul piano dell'assertività, ecco, però metto a disposizione del lettore tutti i documenti, secondo me, che attraverso i quali ci si può fare un'idea abbastanza fondata. E allora, ad esempio, la questione P2. Dove nasce la questione P2? L'ho detto, inchiesta di Calia, appunto, del Sismi, in cui si dice che una fonte dice che il vero capo della P2 è appunto stato Cefis, e che poi del 77, quando lascia l'Italia, la lascia in mano a Gelli. Ok? Ora, tecnicamente, cos'è questo documento? Non è neppure un appunto, è un allegato a un appunto. Questo appunto viene ritrovato da Calia, negli uffici, negli archivi del Sismi, in maniera abbastanza casuale, racconto un po' nel libro anche come, ed è uno tra i pochissimi documenti che lui, come dire, acquisisce, relativi a Cefis, dal Sismi, dal SIST, dalle questure, insomma da tutti gli archivi ufficiali delle forze dell'ordine e dei servizi di intelligence. Ora, tecnicamente, un appunto che fine fa? Vagliata la sua credibilità. Adesso dico un po' quello che è l'ABC dell'intelligence, io figuratevi che cosa ne so, non sono mica una spia, evidentemente, però, come dire, è l'ABC, e peraltro me lo sono fatto dire e spiegare da Calia. Ecco, questo è il punto. È lo stesso Calia che me la spiega e mi dice, in sostanza, che quell'appunto ha una credibilità davvero molto relativa. Non solo, dice Calia, d'altra parte io mi sono convinto che in quegli anni, durante la mia inchiesta sulla morte di Mattei, Sismi, Sisde, questure, eccetera, 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 mi hanno fatto arrivare, come sempre in questi casi, solo ciò che hanno voluto farmi arrivare. Ok? Quindi, primo, questo appunto, che non è un appunto, ma è un allegato all'appunto, e non ha superato il vaglio della credibilità della fonte, non è stato riscontrato e quindi non è mai stato trasfuso in un servizio che poi in salita va a finire al capo del servizio e poi in ipotesi ancora più in salita al potere politico, al ministero. Di tutta questa roba qua non c'è alcuna traccia. Quindi quell'appunto, meglio, è ancora una sottospecie, un allegato a un appunto, non ha mai sortito nulla di più. Che questo non abbia mai sortito nulla di più perché è stato vagliato e non riscontrato, o perché neppure mai è stato vagliato e riscontrato, questo io francamente non lo so, e questo io, come dire, scrivo. Sta di fatto che questa è l'unica cosa
che esiste, ma di più. Questa è l'unica cosa che esiste e che arriva soltanto ad anni 90 inoltrati in mano a Calia, dopo che sulla P2, cioè voglio dire, non è che la P2 la scopriamo oggi, vabbè, sulla P2, no? Decine, centinaia di libri, una commissione d'inchiesta, ma ancora prima della commissione d'inchiesta, nel 1978 uscì un libro per l'edizione dell'Espresso di, mi pare, Roberto Fabiani, che raccontava in lungo e in largo tutto quanto della P2 sia poi, come dire, è venuto fuori alla luce del sole durante i lavori della commissione, no? Ma c'era tutto, nomi, cognomi, attività, la storia, non mancava niente. Questo libro fa un gran clamore nel 78, poi decade un po' l'interesse, poi nell'81 succede quello che succede, si scopre molto di più, e quindi, però tutta, come dire, quel nuce della storia della P2 era già stato tutto scritto. Della P2 da diversi anni parlavano i settimanali. In tutti quegli anni mai una volta si è fatto il nome di Eugenio Cefis. In questo libro di Fabiani mai si fa il nome di Eugenio Cefis in rapporto alla P2, se non, attenzione, e anche questo è un nocciolo duro della vulgata cefissiana, diciamo così, in relazione alla loggia massonica Giustizia e Libertà. Fabiani fa un lungo, che era l'obbedienza di Piazza del Gesù, adesso senza andare a sottilizzare delle questioni massoniche, ma insomma fa un lungo elenco di iscritti a questa loggia massonica Giustizia e Libertà, che è una lunga storia ancora da anni 50, 60, ma addirittura anche prima, insomma fa un lungo elenco di iscritti e ne mette nome e cognome e addirittura codice di iscrizione. Okay? E ce ne sono tantissimi, generali, politici, industriali, c'è di tutto. Loggia non coperta, quindi in qualche modo assolutamente, però se ne fanno i nomi che fino a quel momento nel 78 non si erano mai fatti, e anche il nome in codice. Ok, uno dice, c'è Cefis, c'è il nome in codice, c'è il codice di iscrizione. Uno dice, eh beh, ragazzi, se mi mette anche il codice di iscrizione vuol dire che qualche documento l'ha trovato. E quindi va benissimo, ok? Possiamo assumere che Cefis fosse iscritto alla loggia massonica Giustizia e Libertà. Poi però cosa accade? Bisogna anche sapere che tra quelli iscritti elencati da Fabiani c'era anche un parlamentare dell'allora PC, poi PDS, DS, Cervetti. No? Anche di Cervetti si veniva fatto il nome, il cognome e il codice di iscrizione. Qui uno dice, ah beh, allora, se non che si scopre, io questo non l'avevo mai trovato scritto da nessuna parte, che a un certo punto Cefis, ma siamo negli anni di Tangentopoli, querelò Famiglia Cristiana, pensate, perché Famiglia Cristiana aveva riportato ancora il contenuto di quel libro in cui si diceva Cervetti massone, eccetera, eccetera. Cervetti querela Famiglia Cristiana e lo querela dicendo, guardate che Fabiani, già anni fa, quindi molto prima del 93 quando avviene questa querela, come dire, è già passato per un tribunale smentendo la mia appartenenza alla loggia massonica Giustizia e Libertà e dicendo quell'informazione che io ho riportato era sbagliata e me ne assumo la responsabilità, quindi ho scritto una sciocchezza. E ripeto, di Cervetti si diceva nome, cognome, codice di iscrizione, al pari di Eugenio Cefis, nome, cognome, codice di iscrizione. Quindi, sempre stando nel campo della non assertività, mi permetto di dire che anche sulla presunta iscrizione di Eugenio Cefis alla loggia, ma qualche dubbio lo si può nutrire, visto che Cervetti, che con le stesse caratteristiche ha, come dire, ha querelato Fabiani e Fabiani ha ammesso, così ha dichiarato, che non era vero, che ha preso un abbaglio. No? Quindi ogni piccola cosa andrebbe in qualche modo verificata. La questione di Sasso di Finero e quindi di Pisanò, che è l'unica fonte, questa è assolutamente clamorosa. È assolutamente clamorosa perché Pisanò tira fuori questa cosa qua durante le prime assemblee. Hai ragione. Cefis, siamo durante il periodo della resistenza in Valdossola, il capo dei partigiani bianchi della Valdossola era Alfredo Di Dio, Cefis era il suo vice comandante partigiano. Alfredo Di Dio muore in un combattimento, in un agguato con i tedeschi, e a un certo punto nel giugno del 69 alla prima assemblea di Monte Edison, in cui gli azionisti devono prendere atto che Liri e Leni stanno scalando Monte Edison, che era il bastione della finanza privata e quindi sta per essere presa sotto mano dal potere pubblico, dietro al quale in qualche modo stava Cefis, appunto attraverso Leni, ma c'era di mezzo anche Liri. Quindi alla vigilia di questa assemblea esce un articolo sul Candido di Pisanò, appunto, firmato da Pisanò, in cui Pisanò dice, quando è che Cefis finalmente ci dirà la verità su che cosa è successo quel giorno a Sasso di Finero? Come a dire, è stato lui, no? In mille modi.
lo ha mandato contro i tedeschi sapendo che c'era un agguato, non lo ha difeso, non lo ha soccorso, tutto quello che volete voi, non si diceva una riga di tutta questa roba qua, era detta in questi termini che ho detto prima. Da lì è una leggenda nera che non è che nasce per caso, nasce lì, ma poi viene raccontata, da citata da Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani in Razza Padrona, quindi non un libro qualsiasi, viene citata lungamente da Giorgio Galli nel suo libro principale su Enrico Mattei, quindi un'altra firma non da poco, Giorgio Galli, stiamo parlando Scalfari e Turani, e questa qui, roba qua, da allora, no? Certo. Una superfettazione di una cosa buttata lì da Pisanò, che in quel momento stava agendo anche in nome dell'associazione degli azionisti privati che si trovavano scalati dal potere pubblico, no? I piccoli azionisti. Questi sono i passaggi, i piccoli azionisti, e quindi in qualche modo bisogna bloccare Cefis, condizionarlo, e quindi questa roba qua. Dopodiché Pisanò, io posso dirti, passa... Paolo, te lo dicevo, scusa un attimo, un piccolo inciso, lo diciamo oggi al telefono, io che ho collaborato con l'associazione Partigiani Osoppo come ufficio stampa, la FVL, che racchiude tutte le formazioni partigiane non comuniste, e lì, anche lì dentro, che insomma sono dei cultori della materia perché scavano anche loro negli archivi e tutto quanto, c'è questa leggenda nera di Cefis. Anche lì non c'è nulla di certo, ma attorno alla figura di Cefis viene adombrata questa responsabilità della morte di Alfredo Di Dio. Allora bisognerebbe andare a cercarli tutti i documenti. Ripeto, io non sono uno storico, mi sono affacciato su questo pozzo nero di Cefis e ho trovato un po' di altre cose. Ad esempio, un lavoro fatto da altre persone, da uno storico magari poco noto, ma comunque ben ferrato sulla materia, che ha lungamente intervistato, ma 20 anni fa, uno dei testimoni oculari, cioè uno di quelli che è scampato all'agguato dei tedeschi, che è stato lì per ore a combattere con i tedeschi, a rischiare la pelle, e che racconta, che racconta dettagliatamente così com'è andato esattamente l'agguato dei tedeschi al Sasso di Fineri, in cui anche questo Vittorio Ceretti, si chiamava, un partigiano, ha rischiato la pelle pure, è stato 12 ore lì a combattere con i tedeschi, mentre Di Dio, colonnello Moneta, insomma un'altra figura ancora, canadese Patterson, era lì come dire colpiti, non riparati, fuoco incrociato in un punto non riparato, non erano soccorribili, se si può dire così, e gli altri partigiani erano pure loro presi di mira, e quindi muore dissanguato. Peraltro, ma lo scrive Giorgio Bocca fin dal 1964 nel suo libro importantissimo sulla Repubblica, Cefis non era lì, non era presente, e la decisione di andare là a riconquistare il Sasso di Fineri, una località lì dell'Ossola, tra l'altro una mossa suicida, perché fu presa collettivamente da tutti i capi partigiani, che poi vanno là e ci lasciano la pelle, esattamente, di Dio, no? Quindi io ripeto, non ero al Sasso di Fineri, che ne so io di quello che è successo al Sasso di Fineri. Quindi Candido e Pisanò ci dice questo? Ok, sappiate che ce lo dice Candido e Pisanò in questo contesto di Montedison, guerra azionaria, ok? Poi viene ripetuto da Scalfari, Turani, Galli, e da lì in poi, figuriamoci, lo dicono Scalfari, Turani, Galli, e volete vedere che non sia vero? Ma no, ma la fonte è quella. La fonte è quella, io non dico che sia falsa o che sia vera, però ce ne sono tante altre fonti. Guarda caso, ad esempio, e ne ho trovato uno così, ma chissà quante altre, uno che era testimone oculare e che fa un racconto lungo decine di pagine, firmato in copia ad ogni pagina da lui stesso, è una lunga intervista sbobinata poi trascritta, e lui la firma in copia, è una roba che esiste su libri, magari per pochi cultori della materia della Valdossola, da una ventina d'anni. Esatto. Allora, io volevo innanzitutto salutare e ringraziare l'onorevole Marco Boado, che ci sta guardando e che ha nei commenti espresso parole di grande apprezzamento per Paolo e anche per prima di Piazza Fontana, oltre che per il suo libro, quindi ecco, lo ringraziamo molto. Salutiamo anche l'amico e collega Massimo Pisa, che ci sta guardando, e saluto Enzo Imperatore, che ha scritto giustamente che dopo aver letto il libro di Scalfari e Turani ora è tempo di leggere quello di Paolo, quindi accogliamo con grande piacere questo invito. Allora, volevo però adesso chiamare in causa come testimone diretto Fabio, perché Fabio prima ha accennato una cosa, cioè ha detto: io mi sono ritrovato ad avere Cefis come editore. Allora, siccome uno degli aspetti di cui spesso si parla anche sempre nell'arco della leggenda nera è
Cefis, grande manipolatore dell'informazione, la pubblicità, le cose, eccetera. Che editore è stato Cefis al Messaggero nella tua esperienza? E anche ti chiedo, so che c'è una cosa particolare, cioè Cefis diventato editore del Messaggero viene accolto in una maniera, come dire, non proprio benevola. Che succede quando Cefis diventa editore del Messaggero? No, no. Allora, no, no, ti sbagli, Cefis non è stato accolto male o bene. Allora, il Messaggero era stato per una metà venduto a Rusconi, l'altra metà che faceva capo a Sandro Perrone non è venduta a Rusconi, i giornalisti protestano per la vendita a Rusconi, che all'epoca voleva dire un giornale quantomeno democristiano se non altro, viene accolto male, forse questo a cui tu ti riferisci, Barzini Junior, quando il ramo Perrone che ha venduto lo nomina direttore, ma il ramo Perrone che non ha venduto non accetta la direzione, gli fa trovare subito una lettera di licenziamento sulla porta che comunque non varca perché eravamo tutti sulla porta, lui che viene mal accolto. Dopodiché il giornale solo con metà proprietà no, chiaramente non stava in piedi, 50-50 era anche ingestibile, e viene venduto esattamente il giorno del referendum sul divorzio. Nel senso che il giornale era da un mese in assemblea permanente, quindi occupato sostanzialmente. Noi usciamo dall'occupazione il giorno in cui si vota per il referendum sul divorzio con un grandissimo no in prima pagina che ha fatto abbastanza scuola. E l'unica cosa che in tutto quel periodo avevamo detto Sandrino Perrone, la redazione aveva detto Sandrino Perrone, è che non avrebbe accettato vendite mascherate. Perché? Perché era l'epoca in cui la Montedison aveva fatto uscire il giornale garantendogli un sacco di pubblicità. Era l'epoca in cui Montedison garantiva la pubblicità della Gazzetta del Popolo. Questo in chiave anti Agnelli, a proposito, il grande nemico di Cefis era Agnelli. È il Messaggero è l'unico giornale che viene comprato in prima persona, ufficialmente diventa un giornale della Montedison. E la cosa che fa Cefis, lo manda a dirigere il giornale Pietra, che era stato grande direttore del giorno, grande comandante partigiano, suo grande amico, e Pietra lo dirige direi per un paio d'anni, e Cefis lo manda via, no, gli chiede di andarsene, perché questa è la cosa più giusta, il giorno in cui esce in pagina della cultura un grande articolo, si faceva all'epoca un telegiornale alternativo in Piazza Navona, per dire che il telegiornale che si faceva all'epoca era un telegiornale ufficiale governativo, e invece si faceva dei giornalisti della RAI anche erano, uno si chiamava Siniscalco, mi ricordo ancora il nome, e facevano la sera questo telegiornale in Piazza Navona e mi dicono di andare a sentire questo telegiornale in Piazza Navona, io torno e faccio un grande pezzo. Quello che non sapevo era quello che sarebbe successo dopo sul mio pezzo, che era il titolo e la foto. Il giorno dopo esce questo pezzo con un grande palco dove ci sono sopra tutti i democristiani, sotto una scritta grande così, menzogna di Stato, e sotto ancora uno scudo crociato grande così. Opera di facciamo anche i cognomi, i nomi, i cognomi, non c'è problema. Pasquale Pruna, capo dei grafici, Pier Giorgio Maoloni, grafico più importante, e Ruggero Guarini, capo della cultura all'epoca, e all'epoca ancora molto di sinistra. Esce questa cosa, io stesso lo vedo e dico, oh miseria. E la mattina Cefis chiama Pietra e gli dice grazie, arrivederci, e Pietra se ne va. Questo è quello che succede. Io non ho mai visto nessuna presenza di Cefis, ma facevo l'inviettino, non facevo niente di più, quindi non era il mio rango, ma all'interno della redazione sappiamo che quella volta lì gli ha detto grazie e basta, vattene, è finita, e quello se n'è andato via. Dopodiché l'altra cosa abbastanza divertente, ma magari ne parliamo dopo, è che nel libro di Paolo io ho trovato una serie di personaggi che ho incrociato, perché tempo dopo, quando Montedison era di Schimberni, Gioacchino Albanese è diventato consigliere d'amministrazione del Messaggero, perché mi è capitato, ma questo lo raccontiamo dopo ed è molto divertente, di conoscere la persona più ignota del giro, prima di Mattei, ma poi soprattutto di Cefis, che era Carlo Massimiliano Gritti,
ma Massimiliano Gritti non lo conosceva nessuno, se andate a cercare la foto non la trovate, non la trovate. Io ho un libro dove c'è una delle pochissime fotografie di Gritti, credo, e ho avuto la fortuna di incrociarlo, ma è una roba demenziale, insomma, dopo se volete è divertente. Questo è Gritti, questo qui è Gritti, aspetta che lo giro giusto, è questo qui, è questo qui. Il libro è un libro su una grande gara aerea Parigi-Pechino-Parigi, andata e ritorno aerei mono, bimotori e pistone, in cui il messaggero si è trovato dentro per caso e che è stato il più bel servizio della mia vita. Un mese per fare il viaggio di ricognizione e un mese dopo. Come io so questo aneddoto perché Paolo mi ha raccontato di una nostra chiacchierata, ce lo teniamo per dopo perché è veramente succoso. Sì, infatti, dico, dopo come ho conosciuto Gritti. No, tra l'altro, a proposito, Gritti richiama anche un personaggio di cui parlammo nella volta precedente, quando facevamo la presentazione del mio libro, nell'agenzia G7 diretta da Walter Beneforti, uno dei collaboratori era Massimiliano Gritti. Questa era una domanda che avrei voluto fare, perché è una figura che mi ha sempre abbastanza ma lui comincia come sottufficiale dei servizi, era sergente, credo, forse maresciallo, no, era sergente, nemmeno maresciallo. Beneforti comincia da sottufficiale dei servizi, Gritti, comincia da sottufficiale dei servizi con il gruppo di Beneforti de Nozza. Comincia lì. Con i triestini. Dico solo una cosa su Gritti, proprio a proposito delle leggende nere. Se uno cerca Gritti nei tanti libri su Mattei, Pasolini, De Mauro, Ceffi, si è citato più volte, è regolarmente citato come compagno partigiano di Ceffi nell'Ossola, e quindi da lì un rapporto che si sarebbe sedimentato, più giovane, cresciuto. No? Allora, io non credo che mi pare avesse, stando proprio alla sua anagrafe, mi pare che avesse 11 anni negli anni dell'Ossola, Carlo Massimiliano Gritti. Quindi è una bufala. È una bufala che troverete in decine di libri. Questo non per dire che chi l'ha scritto è un cialtrone, ma no, gli errori li facciamo tutti. Però sono errori che poi si riperpetuano e poi uno dice, Gritti, ah beh, era già nell'Ossola, quindi era già un agente segreto. Oh, c'aveva 11 anni negli anni dell'Ossola. Peraltro, visto che, Fabio mi sfida, qui abbiamo una foto di Gritti con Cefis. Con Cefis. Esatto. Era alto anche Gritti. Quella da dove viene? Questa viene da Successo, dal giornale Successo. Okay. Era un settimanale, un mensile economico di allora. Va bene. Allora, a questo punto, visto che siamo in argomento, abbiamo parlato, diciamo, della fonte Turi e della P2 e della oggettiva inattentibilità di quella informativa. Però a questo punto, se ci puoi dire qualcosa su un'altra vexata questo, cioè il rapporto Cefis servizi, c'è il famoso articolo di Catalano in cui si sosteneva che sulla spirina di Cefis arrivavano i mattinali dell'ufficio di Maletti. Ecco, su Catalano dovremmo fare una puntata. Perché in effetti l'ENI sottoscriveva abbonamenti dell'agenzia D, quella che poi finanziò anche l'Istituto Polio. Ho letto un'interessante audizione di Ugo Gnutta alla Commissione P2, dove ringrazio Paolo che mi ha stimolato a andarla a rileggere. Tanto Gnutta racconta anche che a un certo punto Gelli gli chiedeva presentami Cefis, veramente la versione di Gnutta, però Gnutta racconta anche che Cefis però Gnutta gli dice anche io non li ho mai presentati. Non li ho mai presentati, dice sì. Racconta anche che Cefis avrebbe aiutato economicamente Miceli. Vecchie audizioni alla commissione Beolchini, quella delle intercettazioni del SIFAR, c'è un maresciallo, tale maresciallo Ranieri, che effettivamente dice il SID a un certo punto ha lavorato per Cefis, ha fatto delle intercettazioni per Cefis. E poi in un memoriale che La Bruna, capitano La Bruna, invia poco prima di morire, cioè un memoriale difensivo, lui racconta che a un certo punto aveva trovato un impiego alla Montedison e fu Maletti a fare pressioni su Cefis e a dire non assumere La Bruna. Ecco, non so anche questo quanto è vero. Mi ha colpito poi infine la presenza di Modestino Fusco. Questa è una cosa, una delle cose che più mi ha colpito, cioè che uno dei collaboratori di Cefis negli ultimi anni della sua vita era Modestino Fusco, che fu comunque un autorevole, un importante uomo del SIFAR, quello che arrivò nella stanza di Rocca dopo la sua morte. Ecco, quindi vorrei capire qui se c'è più polpa, più ciccia rispetto, diciamo, alle questioni
cioè fis capo della P2, o quanto anche qui magari fa parte tutto di quella leggenda nera di cui abbiamo parlato. Il rapporto allora, però Antifusco mi pare fosse un ex partigiano, No, no. Anche Fusco, no? Mi pare sbagliato. Questa questione di Fusco è al centro, non al centro, ma insomma è un pezzo importante di un capitolo tra i più divertenti del libro, in cui si racconta, racconto di una intervista a i 12 a Giulio, giorni a Giulio Sabelli, 12 giorni, 12 giorni di intervista, e per 12 volte avrebbe appunto incontrato Ceffi. Si racconta a Sabelli questi incontri con Ceffi, se li racconta con, come dire, con tratti di grande mistero, grande, la sceneggia molto bene, che c'era di mezzo appunto Fusco, e che quindi tutto aveva un'aura di segretezza, Fusco che era l'attendente militare di Cefis all'Ossola, e che tutto questo avveniva a un certo punto, un colpo di scena di tutti questi incontri di cui nessuno ha mai saputo tra Sabelli e Cefis, che sarebbero avvenuti negli anni, nei primi anni 80 a Zurigo. C'era Fusco, insomma, adesso io non dico dettagli perché è veramente un capitolo divertente da leggere. Non spoilerare. No, non spoilerò, però insomma il quadro che ne viene fuori da questa intervista, che è un'intervista che ha fatto mio caro amico, che mi ha sostanzialmente coadiuvato al 100% nella ricerca, che è il vero pallino di Cefis e di questo mio caro amico che ci sta seguendo, che è Luca Dal Bosco, lo voglio citare. Lui andò a fare nel 2015 questa intervista a Sabelli, così, per i cavoli suoi, per il suo interesse personale. Ne tornò con un racconto pazzesco, un capitolo in cui racconto interamente. Insomma, mi fa vedere questa cosa qua e butta, come dire, questa visione di questa intervista lascia una suggestione spaventosa, spaventosa. Io non posso dire i dettagli, ma insomma lo dico velocemente. A un certo punto questi incontri si interrompono perché dice Cefis: devo abbandonare subito Zurigo, qui non c'è più il posto per me, l'atmosfera sta facendo pericolosa. E va un film di spionaggio, no? E tutto questo avviene stando al racconto di Sabelli, che è un grandissimo economista, una grandissima testa, ma per sua stessa missione a volte fa un po' di casino, lo dico scherzando, ma insomma non credo che ce ne vorrà. Ecco, racconta Sabelli che questa cosa avviene esattamente nei giorni in cui sta per esplodere lo scandalo P2, cioè stanno per essere sequestrati, c'è il sequestro a Castiglio Fibonacci, insomma l'esplosione del caso P2, no? E che tutto avviene in quei giorni. E uno dice, cavolo, ecco perché Cefis deve abbandonare il Zurigo improvvisamente, perché sta arrivando i magistrati di Milano, Castiglion Fibocchi, e a quel punto no, il link è immediato. E certo, scoperchiano la P2, quindi troveranno anche Cefis, quindi lui deve fuggire, no? Ecco, questo è un buon esempio di una storia che è peraltro totalmente inedita, perché è una storia che raccontiamo, che racconto io in questo libro, grazie a questa intervista fatta da questo mio caro amico, e quindi mi sono trovato inedita, quindi una roba fenomenale, e che mi è toccato decostruire a partire proprio da Modestino Fusco. Allora, quello che volevo rispondere a Giacomo, però, perché giustamente ha posto dei punti importanti. Allora, i famosi mattinali, che tra l'altro sarebbero stati anche in teoria, Pasolini voleva mettere anche al centro di Petrolio, no? Pubblicare, oltre ai tre famosi discorsi a Modena, a Roma e a quello di Vicenza mai pronunciato, pubblicare anche questi mattinali, che erano l'oggetto di questi articoli di Catalano sul Depresso, in cui si diceva, siamo nel 74, che appunto i mattinali del SID arrivavano dritti dritti sulla scrivania di Cefis, presidente di Monteggio. Peraltro erano mattinali di 2 anni prima, quindi elementi informativi del 72. Questa roba la si scopre nel 74. Spieghiamo Paolo cosa sono i mattinali, per chi non dovesse sapere. I mattinali sono le informative dei servizi segreti, in questo caso appunto del SID, quindi dei servizi segreti militari, relative a tutta una serie di personaggi. In quel caso erano informazioni che arrivavano da fonti che non erano indicate, ma che riguardavano i principali personaggi politici, industriali, ma anche prelati, tutti. Ma quindi come facciamo la rassegna stampa, invece lui aveva... questo è materiale informativo all'interno del servizio segreto, che al massimo deve arrivare al ministro, ma non è che deve arrivare al presidente di un gruppo industriale privato, peraltro, che lasciamo stare che Montaigne era
quota parte controllata dal pubblico, poi era pur sempre un'impresa privata e non si capiva che titolo sta roba arrivasse sul tavolo di Cefisi, se non appunto lì nasce tutto. No, e beh, Cefisi, i servizi segreti, l'intelligence, i suoi sistemi di spionaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, se uno va a rivedere poi quei mattinali, che ripeto, erano materiale peraltro di scarsissimo rilievo scandalistico, se vogliamo dire così, cioè non è che rivelassero granché, no? Anzi, proprio un bel niente, che erano peraltro di 2 anni prima, quindi del 72, e non si capisce a che titolo, come dire, il link sia stato fissato tra Maletti e Cefis. E perché non tra Miceli e Cefis? E infatti, se uno va a rivedersi gli articoli di Catalano, non è che si parla di Maletti, cioè si parla di Maletti e di Miceli, e di, forse prima mi sono confuso, di Maletti e di Miceli. E chi era il capo del SID? Era Maletti o era Miceli? Miceli. Era Miceli. Era Miceli. Certo. Era Miceli, peraltro lo ha ricordato Giacomo, è una cosa che io peraltro nel libro non ho neanche citato, e che cioè a un certo punto Cefis appunto dà dei soldi a Miceli, no? Pagherebbe la sua difesa nell'ambito di uno dei tanti casini giudiziari che ha avuto Miceli all'epoca. Quindi se vogliamo è ancora più, non dico forte, ma insomma perché si è puntato il faro su Maletti invece che su Miceli? Questo lo dico perché questo Maletti... Lo racconti... che ormai ha quasi 100 anni, ne ha 99, ma è tuttora vivo e vegeto e vivace, lucido e vivace. Non lotta insieme a noi, eh? Vivo e vegeto, ma non lotta insieme a noi. Questo non avendolo detto, appunto. No. Scusate, posso dare una breve parentesi, Marcello, una considerazione. Questi stanno facendo autogestione questa sera. Sì, noi ce ne andiamo. No, noi ce ne andiamo. Tanto va a farlo fallo lui. Concludo velocissimamente. Ce ne andiamo. C'è un capitolo in cui ho lungamente intervistato via mail naturalmente Maletti, che mi racconta la sua versione di Maletti, quindi naturalmente da prendere con le molle. Però anche questo nodo Maletti-Cefis, se ci si basa sui mattinali, sul loro contenuto, su come deve funzionare un servizio, su come le cose ragionevolmente devono essere andate, a me viene da pensare che è più forte il rapporto Miceli-Cefis, anche ripescando la cosa che ha appena detto Giacomo. Però questi, se vogliamo, sono anche punti, non dico secondari, ma non esattamente principali della grande vulgata della leggenda nera di Cefis. Io ho visto, ad esempio, tra le domande, secondo me, una sulle quali forse vale la pena dire qualcosa, una delle più suggestive è quella di questo racconto di Cavelli, no? Circa il golpe che nel 77, o meglio, che Cefis avrebbe lasciato l'Italia di fretta e furia nel 77, è ciò che avviene, perché dice Ravelli, che è un leggendario agente di borsa, in un nuovo libro intervista con Fabio Tamburini, che è l'attuale direttore del Sole, un libro di una ventina di fa, quando Tamburini era inviato di Repubblica, quindi stiamo parlando di un giornalista, un signor giornalista, in questo libro di intervista Ravelli racconta a un certo punto che appunto Cefis stava lasciando l'Italia di corsa nel 77 perché lo stavano per arrestare, assieme a Fanfani, per via di un golpe militare, in sostanza, e che assieme a loro stavano per essere arrestati un sacco di generali militari, carabinieri, no? Ecco, questa roba qua, tra l'altro Ravelli è morto qualche mese dopo la pubblicazione del libro, è lì, da allora, e è un macigno, se ci pensate, no? E dice tra l'altro anche Ravelli, questa cosa qua è stata sventata all'ultimo momento da Gianni Agnelli, e bisognerebbe anche ringraziarlo Agnelli. Questa roba qui è lì da 20 anni in questo libro, mai approfondita, mai smentita. Ravelli è morto poco dopo la pubblicazione del libro, mai nessuno ne ha scritto più una riga, mai nessuno è riuscito a fare un po' di chiarezza. Io ho anche contattato via mail Tamburini sul punto, non ho ricevuto alcuna risposta, ma pazienza. E però, adesso io qua davvero non voglio spoilerare, però mi tocca dirlo, io ho trovato, ma con una certa certezza, le prove che si tratta di una bufala. Ma adesso lo dico, scusate, ma si tratta di una bufala colossale, cioè si tratta di una roba che risale a diversi anni prima, di cui che non era un golpe militare, e sul quale la magistratura non aprì mai nessun tipo di inchiesta. Ecco, e credo di provarlo in maniera abbastanza netta. Ecco. Bene, allora Paolo non solo ha spoilerato una parte del suo libro, ma ci ha spoilerato anche un po' le domande che volevamo fargli, quindi... perché l'ho vista nel... Hai fatto bene, siete ecco, padroni, però, in casa Darkseid siete padroni, prego Marcello. Certo. Giacomo ha citato prima una cosa interessante e Giacomo vorrei che tu facessi un passaggio su questo, cioè questo scenario di... Questo presunto golpe del 77,
preparato anche, no Paolo, correggimi se sbaglio, con la collaborazione di Fanfani, diciamo politicamente, esatto, aveva a che fare anche con la questione del 5x5. Allora Giacomo, se vuoi fare tu, vuoi spiegare un attimo tu a chi ci ascolta che cos'era il 5x5 e come viene inquadrato. Può spiegare molto meglio Paolo, perché io ammetto che questa cosa l'ho appresa da Paolo, ne avevamo parlato già quando il libro era in gestazione. Vi erano dei riferimenti molto labili, molto molto labili devo dire, nelle informative di Alberto Grisolia, la fonte giornalista dell'Ufficio Affari Riservati, che vagheggiava questa sorta di progetto tecnologico, naturalmente parliamo di un golpe non militare, non con i carri armati naturalmente, una sorta di progetto tecnocratico che avrebbe portato appunto, che spesso appunto viene collegato, anche questa sarà una domanda inevitabilmente, col famoso discorso di Modena, su cui poi anche lì Paolo ci dirà qualcosa, lo contestualizzerà. Ecco, il tutto partiva da questa, ecco appunto il cui titolo, dalle teorie, io me ne sono andato anche a leggere, sarà un mio limite, ho fatto molta difficoltà a capirle, di Balbo, di Felice Balbo, cioè questi cinque ambiti attraverso i quali si doveva realizzare una sorta di trasformazione appunto tecnocratica della società, e dei quali appunto Cefis sarebbe stato una sorta di punta di diamante. Io non so, ecco, se Paolo ci può dire qualcosa di più anche sulla, ma ce l'ha già detto, insomma, sulla effettiva consistenza di questa. Dall'altro è interessante, ho capito che questo, anche qui senza spoilerare nulla, anche la spaccatura nel giornale di Parri, l'Astrolabio, cioè Parri che prende le distanze da alcuni suoi redattori che parlano di questo presunto golpe tecnocratico, ma Parri dice no, ma non, è una roba che in realtà non sta in piedi. Qui, e chiudo, si evidenzia anche una cosa, secondo me, interessante, anche la, per certi versi, la complessità della storia d'Italia, perché se ci pensiamo bene, Cefis aveva come nemico Agnelli, certamente con Agnelli i rapporti per ovvie ragioni erano pessimi, eppure Cefis è anche quello che a un certo punto stoppa Sindona, altro personaggio che spesso viene associato a trame golpiste, finanziatore dei colonnelli, finanziatore della Rosa dei Venti, quindi si capisce anche come è complessa la storia d'Italia, non si può dividere buoni da una parte e cattivi dall'altra, bianchi, neri, ci sono le sfumature purtroppo, e innegabilmente l'OPA sulla Bastogi di Sindona viene fermata in un modo probabilmente non molto ortodosso da Cefis, però, e in quel caso chi aveva ragione? Ma alla fine capisci bene che è anche difficile dare una visione della storia d'Italia monocausale, cioè c'è tutto promana da una sola centrale, come si vede i centri di potere erano molto diversi tra di loro. Per Cefis, mi ricordo, Mattioli parlò di catoplebismo, no? E il mostro che divora se stesso, quel groviglio incestuoso, e se ne parlò proprio a proposito del modo con il quale ferma l'OPA sulla Bastogi di Sindona, no? Quando fonde la finanziaria della Montesison, i Talpi, con la stessa Bastogi, che a loro volta erano partecipate dalla Montesison, quindi era il famoso groviglio. Però in quel caso si ferma l'azione di Sindona, sappiamo quali poteri vi erano dietro Sindona, quindi si capisce anche appunto quanto è difficile a volte analizzare a fondo la storia d'Italia. Io invidio chi ha certezza, a volte io stesso, nonostante che sono diversi anni che mi diletto in queste cose, a volte faccio fatica a comprendere certe dinamiche, e la questione del 5x5 è una di queste. Per questo chiedo delucidazioni maggiori. Allora, guarda, due cose che hai appena detto. Uno, io invece non invidio affatto chi ha certezza, per essere chiaro. Il libro è dedicato a chi coltiva il dubbio, tanto per essere chiaro. La storia è questa. Hai citato Sindona, giustamente, la questione dell'OPA Bastogi. Allora sarebbe anche curioso andare a vedere da chi era sostenuto Sindona dal punto di vista della stampa nel periodo dell'OPA Bastogi. Da chi era sostenuto? Era sostenuto da Eugenio Scalfari, quindi dal nemico numero uno di Cefis negli anni successivi. Appunto, non è che ci sta il nero da una parte e il bianco dall'altra, la storia d'Italia è complicatissima, in questo caso il grigio proprio pervade qualsiasi cosa. Allora, 5x5, veramente,
è una storia molto complicata, bisogna veramente sgrossarla. Lì c'entra la Fondazione Agnelli, Umberto Agnelli, i giovani leoni di Confindustria di allora, ma soprattutto il punto vero è questo: se uno poi sta a ridiscutere, a ripercorrere le tracce della filosofia di Balbo, non finisce più, e io manco ci ho provato, perché francamente già il lettore devo accompagnarlo in un percorso complicato, se gli ci metto dentro anche le teorie filosofiche in forma di quintetto di Balbo, non lo finiamo. Appunto 5x5, però tutto questo ruota attorno a un fatto centrale della storia italiana: l'elezione di Leone, no? L'elezione del capo dello Stato dopo Saragat. Ricordate che l'elezione più contrastata della storia qui in Alizia, diciamo così, si arriva addirittura al 23° scrutinio. Il candidato della DC dopo Saragat, si toccava la DC sostanzialmente, è Fanfani, che è il democristiano più autorevole in quel momento, no? E che incarna un profilo di gollismo, vogliamo chiamarlo così, un sogno di repubblica presidenziale. Voi capite che parlare di repubblica presidenziale oggi, già anche oggi, fa un po', no, impressione. Uno pensa a repubblica presidenziale, ma pensate a dirlo negli anni 60. Cioè è ritacciato di fascismo immediatamente, proprio perché quello era il periodo altro che grigio, nero o bianco, no? Quindi c'è questa ipotesi di Fanfani. Fanfani viene impallinato subito dai democristiani, da un sacco di franchi tiratori. Il voto si protrae per settimane, si arriva addirittura al 23° scrutinio. In tutto questo, chi era il principale sponsor di Fanfani? E che si dice, io riporto articoli, testi, cose di allora, in cui si dice che appunto era sostenuto da Cefis, che acquistava i voti dei democristiani principalmente, ma non solo, pagandoli, e addirittura con un gentile cadeau, che in quel caso arrivava dritto da Torino, un modello di 125S che era l'ultima berlina della Fiat, no? Quindi voi capite che c'entra Agnelli, ma in quel caso Agnelli, il ramo cadetto, quindi Umberto, perché poi appunto è Gianni che blocca tutto, ma insomma tutta questa roba qua, che è un groviglio da spiegare e che non è mai stata colta nella sua, non dico rilevanza, però vabbè, è sembrata molto interessante, quindi l'ho raccontata veramente nel dettaglio, anche perché viene fuori tutta da articoli, giornali sconosciuti, il BCD, Lotta Continua, l'Astrolabio, ma addirittura neanche il numero dell'Astrolabio, dei supplementi dell'Astrolabio, quindicinali, ma insomma un casino. Adesso non perdiamoci sui dettagli di questa cosa qua, però questa roba qua del 5x5 è esattamente ciò che dice Ravelli, una roba bloccata da Agnelli, Fanfani, Cefis, la fa un po' esagerata dal punto di vista del golpe militare, però ecco, tutto questo a proposito del golpe militare è curioso perché fa riferimento a un importante convegno praticamente gemello di quello dell'Istituto Polio, per capirci, di quello del Parco dei Principi, che avviene diversi anni dopo, e dove è pieno di gente destrorsa, per capirci, la faccio anche qua un po' grossa, e che quindi si ipotizza, in quel caso il titolo del commento, quello del Polio, era la guerra rivoluzionaria. Questo, che è sempre un convegno gemello, con più o meno alcuni relatori comuni e pubblico analogo, si chiamava, era sulla guerra non ortodossa, no? Quindi i temi sono quelli. Una curiosità che lega questi due convegni e che nessuno colse all'epoca, ripeto, il 5x5 io non ho trovato traccia praticamente da nessuna parte, quindi ho tutta roba che ho dovuto ripescare sui giornali di allora. C'era un relatore che ha un certo rilievo nella storia d'Italia, che è particolarmente seguita da chi segue Dark Side. C'era un relatore comune ai due convegni, no? Comune ai due convegni, e che era Guido Giannettini. Che era Guido Giannettini. Quel Guido Giannettini, di cui poi è da una sua deposizione, diciamo, dal famoso Malloppo Malloppino, in cui dice che tra i presunti ipotetici finanziatori del golpe borghese pareva potesse esserci anche, ma qui l'appunto è veramente anche qui sulla fondatezza molto labile, citava tra parentesi Cefis, Eni, punto di domanda, quindi c'era un ipotetico e c'era pure un punto di domanda. Questo è il testo dell'informativa di Giannettini, quindi era una roba già così di scarsissima fondatezza, era formulata in termini ipotetici di Giannettini, e questo è regolarmente citato come prova suprema della propensione golpista di Cefis, che quindi finanziava quelli del golpe borghese, no? È una roba con scritto punto di domanda e forse, no? Nell'appunto Giannettini. Se uno prova a rivedersi anche quello che disse Giannettini a giudice Mastelloni, nell'inchiesta su Argo 16, allora si capisce un po' meglio quell'appunto che cosa voleva dire. Adesso anche qui non lo dico, ripeto, non è una roba inedita, perché agli atti dell'inchiesta di Mastelloni, ma si capisce quanto davvero poco peso aveva quell'informativa. Allora, vedo che Fabio voleva dire forse qualcosa, quindi a te la parola, sì, Fabio. Sì, voglio dire due piccole cose. Uno ancora sulla P2. Della P2 sappiamo tutto.
come è nata, come è cominciata. Ce l'ha raccontato Siniscalchi, che era uno nella loggia dove c'era all'inizio Gelli, era uno che ha visto crescere questa... Non vi sento più. Ho detto Paolo che non era d'accordo e se n'è andato dallo schermo, quindi adesso... Ah, ecco. Vabbè, ma adesso tornerà. Ho sbagliato a toccare il mouse, scusate. Dicevo che della P2, da Siniscalchi, che era lì, sappiamo tutto. Non solo, sappiamo tutto poi dal libro di Fabiani, che mi pare Giacomo, nel libro di Giacomo c'è scritto che era stato pagato dai servizi, in parte. E in più, Giustizia e Libertà, anche ammesso che Cefi fosse stato iscritto Giustizia e Libertà, alla loggia Giustizia e Libertà. Giustizia e Libertà, rispetto a Palazzo Giustiniani, erano due cose completamente separate. P2 e Palazzo Giustiniani, e quegli altri erano Giustizia e Libertà, sono due robe completamente diverse, come non c'entra niente. Seconda cosa, Sindona. Allora, Sindona, quando fa la scalata, fa l'opa Bastoggi, e il suo uomo è Fanfani. Scusa, il suo uomo non è certamente Fanfani che era l'uomo di Cefis, ma era Andreotti. Sindona è Andreotti, il salvatore della lira, l'abbiamo visto 3.000 volte. Non solo, ma quando poi dopo Sindona farà il secondo tentativo di diventare padrone d'Italia. Il primo è stato con l'Opa Bastoggi, il secondo è stato cercando di far quotare la Finambro in borsa, cioè avrebbe portato via una valanga di miliardi. Lì è stato bloccato da chi? Da Ugo La Malfa, che non ha convocato il Comitato per il Credito per quasi due anni. Serviva il voto consultivo del Comitato per il Credito, se no non potevi quotarti, e La Malfa non ha convocato il Comitato per il Credito per non dare il voto consultivo. E lì si è rovinato di nuovo. Ha provato a fare altre cose in America con la Franklin Bank e si è rovinato per la terza e ultima volta. No, per la terza e non ultima, perché poi dopo si è rovinato col finto sequestro e poi si è rovinato facendo ammazzare il povero Giorgio Ambrosoli. Però Sindona era l'altra parte rispetto a Cefis, che era Fanfani, no? Sindona non era Fanfani, assolutamente. Erano separati. Allora, cioè, bisogna sentire l'Italia, a quell'epoca erano dei blocchi di potere. Infatti, questo... Erano dei blocchi di potere, e l'unico che cercasse di tenere insieme questi blocchi di potere e altri blocchi di potere che c'erano fuori dalla DC, che era il PCI, era Moro. È l'unico che abbia cercato di tenere insieme questi vari spinte che c'erano, che erano tantissime. Allora, a questo punto, Marcello, siccome veramente questa sera stanno arrivando tantissimi, tantissimi commenti e tante, tante domande, sì. Io direi, se sei d'accordo, Marcello, di cominciare anche a dare spazio al pubblico. Poi tanto le tematiche, come abbiamo visto, vengono fuori. La nostra scaletta questa sera è andata, è andata stravolta. Benedire, sì. Perché hanno risposto già a tutto quello che volevamo chiedere. Allora, c'è una domanda che a me aveva interessato, che mando qui sullo schermo, qui prego a Paolo di, insomma, se vuole, di rispondere. Domanda di Gianni Pesce, che ha permesso a Cefis di tenere quel discorso ai cadetti dell'esercito italiano a Modena. Innanzitutto, Paolo, ti chiedo però prima di contestualizzare un attimo la questione dei discorsi molto brevemente, perché c'è anche lì un po' di confusione su questi discorsi. Allora, siamo all'Accademia Militare di Modena, quindi siamo in un luogo scolastico militare, diciamo così, un anno accademico, all'interno del quale dobbiamo immaginare che ci sono dei relatori che vengono a tenere delle conferenze, no? Oltre che ai corsi di, dico banalmente, io non ho fatto militare, di tiro con la pistola, tiro con mitra e tutte queste cose qua, ma insomma, ci sono dei conferenzieri che vengono invitati a tenere delle conferenze. Ora, il discorso di Cefis all'Accademia Militare di Modena, dove lui fu cadetto negli anni 40, dal 39 al 41, e quindi lui va lì nel 72, il 23 febbraio del 72, quando è presidente di Montedison, quindi è uno dei presidenti di Montedison, cioè è come dire il presidente della Fiat, cioè un industriale importante, un nome importante dell'economia italiana, è invitato come conferenziere e va a tenere un discorso. Su questo discorso, che venne pubblicato qualche mese dopo dall'Erba Voglio, che era un periodico di estrema sinistra, fondato dall'Ermelandri e dal doppio scandalista Elio Facchinelli,
viene pubblicato dall'Erbavoglio e viene pubblicato in maniera molto chiosata, quindi passaggio per passaggio c'è il commento dell'Erbavoglio, affidato a un certo Radice, che in realtà era proprio Giuseppe Turani, no? Era proprio Giuseppe Turani. E il commento dell'Erbavoglio a questo discorso di Cefis è un massacro, cioè nel senso che lo attaccano da tutte le parti. Dimostra, secondo l'Erbavoglio, questo discorso, che Cefis è il fautore di un regime ultra tecnocratico contiguo alle forze armate, infatti va a fare il discorso a Modena, all'Accademia si dice, e che prefigura un futuro in cui gli stati, la democrazia, i partiti, i movimenti, i sindacati non avranno più nessun tipo di peso perché comanderanno su tutto le multinazionali. Adesso la sto facendo veramente molto grossolana, per un discorso molto lungo. Ora, qual è il punto fondamentale? Questo è ciò che la lettura di questo discorso di Cefis è la lettura fatta dall'Erbavoglio, a partire dal titolo. Allora, questo discorso è universalmente noto come il discorso intitolato La mia patria si chiama multinazionale. Ok? Eh no, ragazzi, non è quello il titolo della conferenza. Non è quello il titolo della conferenza. Quello è il titolo che gli viene l'Erbavoglio e che leggeva quel discorso nel modo che ho detto, legittimo da parte di una rivista di sinistra del 72, quindi un'epoca in cui altro che neri e bianchi, dicevo, altro che grigio, tutto nero e bianco, si tagliava tutto con l'accetta. Quindi l'Erbavoglio da questa lettura e giustamente dal suo punto di vista il titolo della conferenza di Eugenio Cefis, lo leggo e poi lo faccio vedere, è Le imprese multinazionali prospettive di un'economia senza confini. No? Non è un gran titolo per un giornale, no? Chi di noi fa giornalista non gli darebbe mai, non metterebbe mai un titolo del genere. Io per primo, no? Però lo faccio vedere. Questo è il fascicolo. Avvicina. Vedete? Vabbè, Accademia Militare, comando, le imprese multinazionali, discorso è tenuto da dove? Presso l'Accademia Militare. Ok, c'è anche la data in fondo, forse la vedete. Questo è il fascicolo. Marcello, vedo scorrere qualcosa. Cos'era, una penna o un insetto gigante, Marcello? Davanti al mio schermo? Sì, ho visto passare. No, penna no, probabilmente un moscerino. Sì. No, penna no. Dai, comunque, questo è il discorso con questo titolo. Ora, da dove arriva questa roba qua? Visto che la domanda era chi ha permesso a Cefis di andare a fare quel discorso. Ragazzi, chi ha permesso? Chi lo ha invitato? Perché chi ha permesso significa qual è la Spectre che ha organizzato tutta sta roba qua. Vedete quanto arriva fino ai giorni nostri questa lettura dell'Erbavoglio? Adesso mi scuso con chi ha fatto la domanda, se magari la tratto in maniera un po' così brutale, scusate, però io ho aperto nell'eco di questa domanda l'eco della lettura dell'Erbavoglio, cioè chi ha permesso? No, è andato lì perché l'hanno invitato, ma non è che hanno invitato. Tra l'altro, era anche un membro importante, forse dell'Accademia, visto il passato partigiano. Perché ma certo, stiamo parlando di un capo partigiano, di un dirigente di industria, stiamo parlando di un personaggio. Il presidente della Montedison, lì è stato in qualità però, di. Però bisogna, ripeto, fare un po' tutto il discorso. Allora, guardate questo gesto che faccio. Questo qua, io lo metto qua dentro. Ok? Cos'è questo? Accademia Militare, conferenze culturali, anno accademico 71-72. Ok? Accademia Militare di Modena invita dei conferenzieri e poi, a beneficio dei lettori, lo mette immagine a disposizione della propria biblioteca, stampa tutte le conferenze dei conferenzieri che nell'anno accademico 71-72 hanno partecipato all'attività accademica dell'Accademia Militare di Modena. Ora, io adesso, scusate se lo faccio, ma bisogna essere anche un po' capziosi su questo, c'è la conferenza di Cefis, c'è una conferenza su il calcolatore elettronico, siamo nel 72, i computer ancora non si capiva bene cosa fossero, guardate, c'è una conferenza di il programma spaziale italiano, a meno che qua la Spectre non volesse già combattere i marziani, io non mi pare di vedere una grande conferenza su scienza e mito, quindi qua siamo nell'ambito prettamente culturale. Attenzione qui, non so se lo vedete, la conquista del Serro Torre, Cesare Maestri, hanno invitato Cesare Maestri, l'alpinista, per raccontare la conquista del Serro Torre. Questo avviene il 26 novembre del 71. Attenzione, la libertà come bene personale e comune, del professor Sciacca, 23 novembre 71, e qui abbiamo anche la conferenza La nostra fede nel nostro mondo di padre Ferdinando Batazzi. Allora io chiedo,
chi è che ha permesso a padre Ferdinando Batazzi di andare a parlare di fede ai cadetti dell'Accademia Militare di Modena? Quale spettro ha mandato lì un religioso a parlare di fede? Tra l'altro posso dobbiamo dirla tutta. C'era un ciclo di conferenze. Sono conferenze che l'Accademia usava fare, come usava farle il Centro Alti Studi Militari, come usavano farle i Lincei, 3.000 di loro. Sempre fatto. Allora, prima, Fabio, siccome so che tu vuoi raccontarci un paio di aneddoti, però prima volevo fare leggere un'altra domanda dal pubblico, in questo caso una domanda di Peppe Carrese. Secondo voi, quindi rivolta a tutti, Cefis ha davvero rovesciato la politica economica di Mattei capitolando alle sette sorelle, o non è stato piuttosto un continuatore più realista di Mattei ma della stessa politica? Io dico velocemente una cosa, visto che la domanda è secondo voi, io non dico secondo me, che ne so io di politica economica, dell'Eni, di petrolio, di tutta sta roba qua, dico però una cosa, è storicamente ormai acclarato che gli accordi con le sette sorelle, dai, usiamo proprio questo termine qua, ma anche con gli britannici, comunque col mondo britannico e con il mondo anglosassone, quindi britannici, magari, quindi le grandi potenti petrolifere, erano già stati tutti avviati da Mattei. Tanto che qualche giorno dopo, non molti giorni dopo la tragedia di Bascapè, era atteso negli Stati Uniti a un incontro col presidente Kennedy. Questa roba qua non la dico io, naturalmente, lo dice ormai la storiografia quasi totale. Questa roba qua, peraltro, ho trovato anche qui, niente di segreto, basta andare a cercare, a chiedere, in questo caso anche semplicemente via mail, agli archivi, all'archivio storico dell'ENI, che è un patrimonio inestimabile di interviste a dirigenti dell'ENI, dell'ente, decine, centinaia di interviste paginate su paginate, c'è anche quella Cefis, che è una bellissima intervista di una sessantina di pagine, pressoché totalmente inedita, e dove lui questa cosa qua la racconta, la ripete, la prova, la documenta, no? Ma ripeto, è una roba storicamente, ma neanche in discussione, neanche più in discussione, no? Forse si può pensare che il continuare a ripetere che questa cosa qua in realtà c'è stata una cesura netta, non lo so quale interesse possa avere, quale interesse possa seguire, ma non è importante questo. È un fatto, perché questo lo dicono in molte testimonianze, molti di questi dirigenti dell'ENI intervistati, che al momento della morte di Mattei, in quel momento, e ripeto, non lo dico io, lo dicono importanti dirigenti dell'ENI, in quel momento l'ENI non aveva neanche i soldi per pagare gli stipendi. E che riusciva a pagare gli stipendi agli impiegati dell'ENI solamente grazie al denaro che ogni giorno affluiva dai distributori di benzina. Capite? Cioè, se non c'era la gente che andava a fare benzina, non c'erano manco i soldi per pagare gli stipendi. Io non dico che questo dimostri nulla, racconto testimonianze di dirigenti dell'ENI, diversi dei quali non esattamente amici di Cefis, a leggere l'integrale delle loro interviste, che sono tutte molto lunghe, però questo è un dato che ripetono in diversi. Quindi, ecco, io mi limito a questo. Posso dire questo? Tutto quello che ha detto Paolo è chiarissimo ed è chiaramente così. Con le sette sorelle comunque le questioni si stavano già in qualche modo risolvendo con Mattei vivente. Una cosa che spesso viene sottolineata è che Cefis cambiò fu il progetto di metanodotto dall'Algeria alla Sicilia. Quello, ricordo un'intervista di Mario Pirani, fu forse la principale cosa, il principale elemento che in qualche modo Cefis ha sempre spiegato per ragioni appunto economiche, in qualche modo mise fine. Tra l'altro, voglio dire, alla fine poi, a parte che poi Cefis, dopo la morte di Mattei, diventa poi vicepresidente dell'ENI, poi dell'ENI diventerà presidente nel 67 formalmente, sarà comunque Cefis poi nel corso degli anni 60, con trattative molto complesse, a portare a termine l'accordo con l'Unione Sovietica, quello che creò quando Mattei vaticinò questa intesa per il petrolio sovietico. Tra l'altro, curiosità, l'accordo fu firmato due giorni prima della strage di Piazza Fontana, ma è una coincidenza, se no altrimenti creiamo però ecco, sì, però nel senso che anche io ritengo che sostanzialmente ci furono
certamente delle rotture, ma anche delle sostanziali continuità. Leggevo proprio in questi giorni per prepararmi, diciamo, perché chiaramente io non è che ho competenze economiche, un bel libro di Magnani su Sindona, e lui a un certo punto parla anche di Mattei e Cevis, e io, questa è una domanda che faccio a Paolo, a Fabio, a tutti voi naturalmente, dice che a differenza di Mattei, Cevis usava risorse pubbliche e private non per mettersi al servizio del paese, ma per accrescere il suo potere. Non so se questa è una cosa che condividete. L'avevo letta nel libro che avevo qua, che adesso nella mia confusione eterna non trovo, comunque di Magnani su la biografia di Sindona scritta per Einaudi da Magnani. Non so se è un qualcosa che Paolo condivide, questa sua interpretazione. Guarda, anche qui velocissimamente, perché la vicenda Eni, Cefis, Monte Edison, potere è di una complessità enorme, è la storia d'Italia degli anni 70, sì, conosco il libro, lo ricordo bene di averlo letto, lo cito infatti in bibliografia, e mi pare, perché ne cito talmente tanti che magari poi alla fine qualcuno mi scrive, non vorrei sbagliare. Ad esempio non ho citato quello su Guarrasi che ho letto, ho divorato, mi sono dimenticato di citarlo prima non averlo letto in cartaceo ma in PDF, c'ho qua tutta la pile dei libri, ho fatto un elenco, quello ce l'avevo in PDF e mi sono dimenticato di citarlo, pazienza. Lo sto citando adesso, quindi ci arrivo un po' alla volta. Questa questione qua è enorme e uno non finirebbe più di raccontarla, no? Da qualsiasi angolazione la una la prende può dipanarne di tutto, no? Io però mi vorrei raccontare questa cosa qua che secondo me è decisiva nel chiarire tutta questa, in parte almeno tutta questa questione, e che poi attiene anche all'exitus di Cefis nel 77, no? Cioè quando se ne va. C'è un racconto che io traggo dal libro di Marcello Colitti, che fu un grande dirigente dell'ENI, delle varie società ENI, uno dei principali collaboratori di Monte Edison, e che Fabio conosce bene, tra l'altro, e che aveva anche una... Se n'è andato proprio quello vedo. Non vuole parlarne, dai. Comunque dopo ce lo dica lui. Fabio lo conosce bene e questo Colitti aveva anche una parentela particolarmente stuzzicante, ma ce lo dica lui. Comunque Colitti in un proprio libro racconta, adesso ve la dico così, perché io quando l'ho letto ho detto, questo è un film, questa è una scena di un film. No? E cioè siamo nel 71 quando Monte Edison finalmente quando Cefis assume diciamo il controllo di Monte Edison, la presidenza, ok? Voi sapete che la presidenza Monte Edison finisce in mano a Cefis per via di questa operazione avallata dal governo, da Banca Italia, dalle partecipazioni statali e soprattutto promossa da Cuccia, ok? Quindi da Mediobanca. Si tratta di un riassetto del principale gruppo chimico e non solo italiano che è in mano a Valerio, che si dice non è in grado di gestirlo, e quindi cambiano i rapporti, arrivano Leni, Liri e c'entra lo Stato, ma siamo anche nel periodo in cui lo Stato ha un qualche ruolo in economia molto più di oggi, siamo nel periodo delle partecipazioni statali appunto. Quindi Cefis arriva lì e presenta a Cuccia, a Mediobanca e quindi di fatto la rappresentante degli azionisti privati, e quindi stiamo parlando delle grandi famiglie del capitalismo italiano, il piano di risanamento di Monte Edison. Dovete immaginare questa scena, c'è un tavolo, c'è Cefis a un capo del tavolo, Cuccia all'altro capo del tavolo e ai due lati del tavolo altri tre collaboratori di Cefis, tra i quali Colitti, che quindi è testimone oculare e la racconta com'è andata. Cefis fa tutto il discorso, è un piano industriale presentato nei dettagli, studiato per mesi, e Cuccia gli fa, no, non va bene. Lei vuole fare pagare il prezzo della ristrutturazione Monte Edison ai privati, al capitale privato, no? Attraverso che cosa? Attraverso un ridimensionamento del valore dell'azione, del valore azionario, per essere breve. E Cuccia dice, no, questa roba qua lei non la fa passare, Cefis. Il risanamento di Monte Edison deve passare solo ed esclusivamente attraverso le mani dello Stato, che adesso è entrato nel capitale Monte Edison, e deve essere presentato in forma surrettizia come intervento per salvaguardare i posti del lavoro. Sta di fatto la domanda, cioè il punto qual è? Per Cuccia e quindi per tutto il capitale privato, che aveva mal governato Monte Edison fino a quel momento, per mano di Valerio, arriva lo Stato e Cuccia e tutti questi vogliono che sia lo Stato a pagare il buco di Monte Edison. Cefis, che aveva preparato un piano diverso che faceva pagare la malgestione ai privati che fino a quel momento l'avevano mal gestita Monte Edison, e qui ci dice no, adesso che c'è lo Stato sono cavoli dello Stato, è lo Stato che deve, e da quel momento in poi Cefis non ne uscirà più. Per 6 anni batterà cassa in Parlamento, perché poi anche lì si trattava
di chiedere 2.000 miliardi di lire dell'epoca, insomma, chiesto da un'impresa privata, non è esattamente il massimo della presentabilità, no, della questione. Siamo comunque nell'Italia degli anni 70, infatti non batterà chiodo da nessuna parte. Quando veramente la situazione non è più controllabile, perché nel frattempo Andreotti gli mette i bastoni tra le ruote attraverso Rovelli, l'ha citato prima, mi pare Giacomo o Fabio, non ricordo, ma insomma era la grande guerra della chimica italiana. A un certo punto molla tutto, dopo che peraltro nel 71, quando aveva assunto la presidenza Monteggio, aveva detto ai suoi più stretti collaboratori che si era portato dietro dall'ENI: ragazzi, io mi do 5 anni, se in 5 anni non riesco a risanare Montedison, già con l'ENI è stato un casino, con Montedison è molto più che un casino, mi do 5 anni, se non ce la facciamo, ragazzi, grazie, arrivederci, è stata una bella avventura. Passati 5 anni, lui se ne va. Allora, oddio, ho fatto un errore, questa domanda la leggiamo dopo, di Davide Di Palo. Prima però sì, volevo chiedere a Fabio, perché prima ha cercato di uscire dallo schermo per smarcarsi dalla domanda, non voleva. Abbiamo citato due personaggi, Colitti sì, e Cricchi, e sappiamo che tu, insomma, hai avuto modo di conoscerli, e vorremmo, ecco, un po' di aneddotica. Allora, intanto una cosa, è evidente che Cefis se ne va perché è bloccato dai partiti, è imbrigliato dai partiti, cioè dallo Stato. Doveva essere, è andato via da Leni per andare in una società privata e si è ritrovato nella condizione di essere bloccato dai partiti. Su questo ormai mi sembra evidente. Colitti è stato un personaggio straordinario, era anche molto coreografico, si vestiva all'americana con grandi farfalloni, con dei panciotti gialli a scacchi verdi, cose di questo tipo, ed è stata una persona importantissima all'epoca nell'industria italiana. Io l'ho conosciuto perché era il responsabile delle relazioni esterne, ma la cosa straordinaria, che non c'è neanche, quindi non spoiler, non c'è neanche nel libro di Morando, è venuta fuori quando eravamo a processo, è che lui era cognato di Silvano Russomanno. Me lo sono visto al processo che salutava Silvano, allora gli ho chiesto perché, mi ha detto: è mio cognato. Dopodiché ci siamo visti anche più volte, anche dopo. La sorella di Colitti era la moglie di Russomanno, e questa è una cosina divertente, quindi c'è un aumento di conoscenza, come si direbbe. Invece, non oso pensare quale complotteria innescherà questa tua spiegazione. Ah, terribile, hanno fatto Piazza Fontana insieme. Hanno fatto Cefis ha fatto Piazza Fontana perché Colitti si era messo d'accordo con Russomanno, è evidente. L'altra cosa divertente è appunto la storia di Gritti. Allora, la storia di Cefis era già finita. A un certo punto, con un fax da Parigi, il messaggero si ritrova a essere sponsor di questa gara aerea Parigi-Pechino-Parigi, un mese di viaggio di ricognizione, un mese di gara, una roba pazzesca, più bel servizio. Ci hai fatto vedere prima la copertina. Sì, quello è il libro che hanno fatto in fondo, era organizzata dai francesi. Allora succede che i francesi riescono a fare un accordo con il signor Gate Faraon, che in quel momento era proprietario del 10% di Montedison. E Faraon dice: sì, però non voglio essere solo io, una parte lo sponsorizzo come messaggero e una parte come gruppo Pilar. Il gruppo Pilar era il gruppo di Gritti dopo che era finita l'avventura di Cefis. Una notte, questo aeroplano, dove ero io, che era un aeroplano da 13 posti, un Beechcraft a bielica, molto comodo, bello, stavamo facendo rifornimento a mezzanotte circa all'aeroporto di Luxor. Scendiamo all'aeroporto di Luxor e dopo un po' il secondo pilota dice all'organizzatore di questa cosa, quest'altro francese: ah, c'è anche l'aereo di Gritti qui vicino a noi. Dice: come l'aereo di Gritti? Sì, quello lì è l'aereo di Gritti. Allora lui dice: ah, non l'ho mai visto, ci ha dato i soldi per la corsa ma io non l'ho mai conosciuto. Andiamo a salutarlo, gli diciamo che sta passando la sua corsa. Poi è italiano: Fabio, vieni anche tu con me. E andiamo sotto bordo di questo aereo di Gritti. Scende un signore e dice: chi siete, cosa volete? Ma può dire il signor Gritti che c'è il signor Bernard Lamy, organizzatore della corsa di cui lui è sponsor. Arriva una splendida hostess, dice: prego, salite. C'era un grandissimo schermo per vedere i film televisivo in questo aereo, due splendide hostess, e arriva il signor Gritti. E allora il signor Lamy gli racconta che è la sua corsa, come sta andando la sua corsa, eccetera, eccetera.
Poi presenta me, dice, nella corsa c'è anche Fabio Isman che rappresenta il Messaggero. Gritti sapeva tutto di me, senza neanche tirar fuori un foglietto. Ah sì, lei ha scritto questo, ha scritto quest'altro, è stato in galera qui, ha fatto quest'altro. Sapeva tutto. Siamo stati mezz'ora in tutto, bevendo peraltro splendido champagne millesimato a mezzanotte sulla pista di lusso. Figurati te, questo c'aveva questo aereo comodissimo, stava andando da, ci ha spiegato che andava da Londra a Johannesburg e si era fermato anche lui a fare il pieno. Così ho conosciuto Gritti, capito? Vedi? Paolo non l'ha conosciuto, mannaggia, gli sarebbe servito di più. C'era più cose da chiedergli. Allora, a questo punto, Marcello, c'è una domanda, direi di dare spazio a un'altra domanda del pubblico e poi ci avviamo un po' alla chiusura, visto che parlare ovviamente di tutti i temi raccolti in questo libro sarebbe assolutamente impossibile. Tra l'altro non vogliamo appunto, ripeto, fare spoiler visto che il libro esce oggi, però c'è una domanda molto interessante che prima per sbaglio io ho mandato, quindi la rimando. La vuoi leggere tu, Marcello? Sì, è carino perché questa domanda di Davide Di Paolo rimanda a questa suggestione dei testi di Rino Gaetano e sostanzialmente dice ma il santo vestito d'amianto di Berta Filava e Cefis, c'è un riferimento in codice a questa cosa perché insomma è lui il santo vestito d'amianto di... Paolo dedica un bel capitolo alla questione Rino Gaetano, insomma, su cui sono fioccate parecchie dietrologie, se possiamo chiamarle così, soprattutto negli ultimi tempi. Io leggendo il tuo libro ho approfondito questo aspetto, non ero minimamente a conoscenza. Allora, la questione è fondata, se posso dire così. È fondata e vi faccio vedere perché. Poi sulla è fondata dobbiamo capirci naturalmente. Allora, siamo sulla tara. Adesso vi spiego, esatto. Allora, questo libro, ne avrete sentito parlare, no? Questo è il famoso Questo è Cefis di Giorgio Steinmetz, il libro che non esiste neanche nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze, appunto. In quella dell'Isma, che... sì. Ma Isman è Isman, noi siamo dei poveri cronisti di un'altra generazione, Fabio. E comunque questo libro è abbastanza raro, era più raro qualche anno fa, adesso il prezzo è un po' sceso, comunque è un discreto prezzo. E questo lo dico perché è importante, perché questo è il libro che da cui Pasolini trae brani interi, poi un po' riformulandoli, cambiando i nomi, ma insomma brani interi di Petrolio, di Pasolini, sono tratti da questo libro. Okay? E questo lo scopre solo il giudice Calia alla fine degli anni 90, imbattendosi per caso in questo libro su una bancarella di Pavia. E adesso parlare di questo libro è un po' troppo lungo, ma insomma perché ve lo faccio vedere? Perché siamo a pagina 34, lo vedete il titolo? No. L'uomo vestito d'amianto, sì. L'uomo vestito d'amianto. Quindi nel libro Questo è Cefis del 72, pressoché sconosciuto, di cui nessuno ha mai quasi mai sentito parlare, fino all'inchiesta di Calia. Fu comprato in quantità e fatto sparire. Venne fatto sparire presumibilmente dallo stesso Cefis, così si dice almeno, non c'è la prova provata. Un po' come è successo recentemente all'amico Andrea Ceresini con il suo libro su Briatore. Vabbè, quel caso comunque sono comprate, quindi voglio dire, i diritti d'autore quello sono lì era un editore fatto apposta per quel libro con uno pseudonimo come nome di autore fu portato via di corsa, un libro rarissimo per questo. Comunque la sostanza è che a pagina 34 un capitolo si intitola L'uomo vestito d'amianto. Quindi Rino Gaetano, quando compone Berta Filava, è a conoscenza, in qualche modo è a conoscenza, perché lo sa, perché gliel'hanno detto, perché ha visto il libro, Dio solo lo sa. È a conoscenza di questa cosa, Uomo vestito d'amianto, che è contenuta in un libro che si chiama Questo è Cefis. Tra l'altro la canzone di Berta Filava, voi sapete che io un po' la riracconto, ma non è che la scopro io, l'ho trovata citata in un libro, ma credo se ne parlasse già prima anche in altri articoli, no? E cioè Berta Filava, filava con Mario e filava con Gino e nasceva il bambino. Berta, Mario, Gino. Mario, Tanassi, Gino, esatto. Luigi Gui. Robert Gross, Bert era il capo della Lockheed, quindi no, ecco, la grande suggestione è questa. È evidente che Rino Gaetano
era un gran cantautore, naturalmente. E il suo, come dire, il suo stile scanzonato nascondeva delle cose un po' più di spessore, no? Ora, qual è il link ancora più suggestivo a questa canzone che collega Cefis a questa canzone? Non solo l'uomo vestito d'amianto, di cui peraltro nel libro che citava il nostro ascoltatore non credo che non se ne fa riferimento, è che in un video che si può trovare facilmente su YouTube, in cui Rino Gaetano canta questa canzone in un programma Rai di allora, a un certo punto nella scenografia compare alle sue spalle una cosa in cartapesta, diciamo, una fotografia, un cartellone, diciamo, con l'immagine di Rino Gaetano e con la scritta vicino ex voto. Ora, gli ex voto erano la grandissima passione di Eugenio Cefis, non era un segreto, se ne era scritto, che razza di dimensione avesse questa passione non si era mai capito, lo si è capito solo pochi anni fa quando la vicenda ha avuto anche un cotè giudiziario estremamente curioso, e è quello da cui io parto nel libro per raccontare la figura di Eugenio Cefis, perché, come dire, è l'ultimo atto pubblico in cui in qualche modo la figura di Cefis soltanto 2-3 anni fa è venuta alla luce, peraltro è venuta alla luce, si fa per dire, e scoprirete perché leggendo il libro, ma insomma, quindi aveva questa passione per gli ex voto, e Rino Gaetano canta una canzone in cui con la scenografia in Rai, in cui compare la scritta ex voto, mentre canta la canzone in cui una strofa fa l'uomo vestito d'amianto, che è un titolo di un capitolo del libro Questo è Cefis. Voi capite che razza di vertigini è tutta questa roba. Aggiungete anche il fatto che in questo video che vedete su YouTube c'è Rino Gaetano che canta la canzone e c'ha una cagnolina in mano, una cagnetta. Con 6 zampe? No, adesso questo è veramente troppo, manca solo che apro la finestra e do un'occhiata. Ci sono le scie chimiche anche col buio, poi abbiamo tutto. Ma insomma, no, c'è una cagnolina che gioca con Rino Gaetano con una palla. Rino Gaetano fa rimbalzare la palla. E questa cagnolina, io devo credere a chi lo ha scritto, ma o meglio, cioè, sono anche le affermazioni di chi ne era proprietaria. Questa proprietaria era la figlia del medico personale di Licio Gelli. Ok? In un'altra canzone di Rino Gaetano si fa riferimento alla mansarda di Via Condotti, è un verso di una canzone, la mansarda di Via Condotti era la sede della P2, la sede della P2 a Roma. Io leggendo il tuo libro, la domanda che mi è venuta e che ti faccio qui è: ma può darsi che magari inconsapevolmente, io non so se Rino Gaetano si scrivesse da solo i testi, ma io penso di sì. Però magari inconsapevolmente c'era qualcuno che possa avergli suggerito quei versi che poi rimandavano dei messaggi di cui lui magari non sapeva nulla. Perché no? È un'ipotesi. Possiamo anche assumere l'ipotesi. Un manager. Il manager, un amico, quello che vogliamo. Il discografico. Ci sono comunque due libri molto interessanti che sono stati scritti da un avvocato di Salerno che si chiama Bruno Mautone, esattamente il libro che Paolo ha citato nel libro, sì. Che io ho letto, insomma, che conosco. Ovviamente alcune cose sono dei link un po', diciamo, tirati un po' per i capelli, però effettivamente, ecco, per esempio Davide Paolo tra gli ascoltatori ci fa giustamente notare che Berta Filava è stata scritta un anno prima che lo scandalo Locked venisse fuori. E proprio Rino Gaetano, in un video che effettivamente c'è su YouTube, un suo concerto in Puglia, fa una piccola introduzione, insomma, e fa capire che queste erano notizie che aveva di prima mano. Quindi, qualsiasi fosse la fonte, era molto bene. Però io vorrei fare un discorso di metodo su questo, perché qua ci tengo davvero. Tra l'altro, aggiungo, perché lo scrive Luca Dal Bosco, l'amico che citavo prima, che uno dei possibili informatori di Rino Gaetano era un suo amico che lavorava all'ambasciata americana. Ragazzi, sta roba sta diventando enorme, no? Fantastica. Esatto. Allora, adesso, però, io ve lo chiedo a tutti voi, e allora? E allora? E beh? Lo ridico. No, e allora?
possibile, scusate, adesso lo dico davvero di scrittura nel libro è irriverente, ci piace Paolo. No, dai. Ma io lo dico davvero con il cuore in mano. A me questa roba qua, lo ripeto, un anno fa sono partito da qua, ma ragazzi, ma voi non vi immaginate che salto ho fatto sulla sedia quando ho visto la scritta ex voto guardando video di Rino Gaetano? Ho detto, e la Madonna, ma cosa c'è qua dietro? Ma sto scoprendo l'inenarrabile, ok? Io adesso però vi pongo questa questione e la pongo a tutti i lettori, perché poi i lettori più o meno se la troveranno. Io tutta questa roba la racconto. Il primo blocco del libro è tutta questa roba qua. I titoli dei primi cinque capitoli, a parte la questione degli ex voto, che però ha una cosa curiosa, appunto, un po' il giudiziario, un po', no? Ma sono, vabbè, per grazia ricevuta, vediamo se mi ricordo. L'uomo nero. Pasolineide, perché se poi cominciamo a parlare da Pasolineide massonerie, e il quinto capitolo si intitola Vestito d'amianto. Cioè, ragazzi, io vi dico, questo è tutto ciò che anch'io mi sono trovato in mano, e è fantastico, però in questo che cosa ci ha portato? Paolo, ci dimostra qualche cosa? Questo ci ha portato a una qualche conclusione? Scusate, concludo perché... No, ma vi spiego perché lo dico, e lo dico anche un po' deluso, sì. Perché io partivo dall'idea, adesso smascheriamo questo Cefis, ok? Quindi tutta questa roba, quello che mi sono trovato in mano, poi però tutto il resto, che sono altri 20 capitoli, tutto il resto io non l'ho mai trovato scritto quasi mai da nessun'altra parte, ed è straordinariamente appassionante. È la storia d'Italia, è la storia d'Italia che, letta attraverso qualche particolare, consente anche di destrutturare un po' la leggenda nera. A me è sembrato molto più interessante. Ma è possibile che di un uomo così potente, così importante, si parli solo in rapporto a Rino Gaetano e al video sugli ex voto, e non alla vicenda di Montedison, dell'Eni, dei partigiani, tutta storia? Ma è possibile? Ma che paese siamo, ragazzi? Ma è possibile che ci appassioniamo a queste cose qua? Un'ultima cosa. Ci farà il prossimo libro, questo ce lo dico. Ma anche no, un libro solo musicale su Rino Gaetano... Piuttosto. Un'ultima cosa, poi davvero la chiudo. Allora, un altro nodo della leggenda nera di Cefis qual è? Se voi andate sulla pagina di Wikipedia, dove peraltro la data di morte di Eugenio Cefis è sbagliata, ok? Quindi se la vulgata manco la data di morte azzecca, ragazzi, non ci siamo, insomma. Ma vabbè, ma a parte questo, voglio dire, il punto è, se voi andate sulla pagina di Wikipedia, è citato in testa proprio la famosa frase di Cuccia, no? Cuccia che dice a Cefis, quando Cefis gli comunica che se ne sta per andare: ah, maledizione Cuccia, ma come se ne va? Lei se ne va così improvvisamente? Io pensavo che lei avrebbe fatto un golpe, no? Che lei prima o poi l'avrebbe fatto questo benedetto golpe. Più o meno la frase è questa, ok? Domanda a voi, a tutti. Qualcuno ha mai letto un'intervista di Enrico Cuccia? Qualcuno ha mai seguito una conferenza stampa di Enrico Cuccia? Qualcuno può citare delle frasi di Enrico Cuccia pronunciate pubblicamente? No. No, ok, siamo d'accordo. Scusate, c'è una domanda bellissima che vi invito a leggere. Ma mi viene veramente... Beh, sì, lo dico anche di Elvis Presley e Jim Morrison. Però Wikipedia non è una grande fonte, comunque. Però invece, prima che finiamo, ci sono due cose che vanno assolutamente dette del libro di Paolo, annunciandole senza fare spoiler. Una che dovete leggervi, che è una delle cose più gustose al mondo, secondo me, la storia della signora Lenci, da cui nasce il panno Lenci. È una cosa bellissima, la trovate subito lì. È bellissimo. E invece in fondo trovate una cosa assolutamente interessante, perché un colonnello francese dei servizi segreti francesi, che era uno dei proprietari dei 10 aeroplani uguali a quelli di Cefis, il Morin Solner mi pare che si chiamassero, era per caso a Catania quel giorno lì, quando l'aeroplano di Mattei parte, e lui pare che fosse lì. Non vi dico altro, perché sennò dopo non comprate più il libro. È l'epilogo del libro. Sentite la televisione anche voi, rifate anche voi a Wikipedia queste robe qui. Però devo precisare una cosa. Questa è un'ipotesi che io raccolgo, tra l'altro, intervistando il figlio di questo francese. È un'ipotesi. Non volevo spiegare di più. No, però dico una cosa. Questo è, sì, come dire, più indiscutibile.
È un dato certo, perché risulta da quello che mi dice il figlio di questo militare francese, militare e spia francese, e che era attaché militare all'ambasciata di Francia a Roma, e che era proprietario, che guidava Morin-Saulnier, che era una spia francese. È un dato di fatto che questo militare spia francese sia stato consultato nell'ambito dell'indagine ministeriale dalla commissione ministeriale, appunto, quella militare, per capirci, a indagare sui resti di aereo di Bascapè, quindi sulla tragedia della morte di Mattei, quindi sui rottami dell'aereo, che abbiano chiesto aiuto appunto a questo militare e spia francese che guidava un aereo uguale, e che però il suo nome non risulti da nessuna parte dei lavori della commissione ministeriale. Non risulta, non compare. E peraltro, non vi sembra curioso che chi deve indagare sulla morte di Mattei chiami ad aiutarli una spia francese che soltanto fino a un paio di anni prima, lo racconta suo figlio, mitragliava le barche cariche di armi per i ribelli algerini finanziati dall'Eni di Mattei? Lui le mitragliava col proprio aereo. Questa persona viene a indagare, ad aiutare le indagini italiane a Bascapè, no? Per i rottami della Però attento, a me questa attento, cosa. Attento Paolo, era uno dei 10 proprietari di un aereo uguale, quindi non si può escludere che lo chiamino perché dice quello lì c'ha l'aereo uguale. Sì, e ce ne sono forti. Ma non c'è dubbio. Io metto in fila una serie di coincidenze. Allora, ma è straordinaria, quella roba lì è straordinaria. La cosa non volevo dire di più perché non volevo che i lettori capissero. No, ma infatti non neanche io dico di comprare il libro. Peraltro, se qualcuno ha letto il Fatto Quotidiano di oggi, ci ha fatto un'intera pagina pubblicando un estratto da libro, proprio quel capitolo lì. Tu venderai molto più del Fatto Quotidiano. No? Comunque. Allora, Marcello, siccome abbiamo addirittura saltato argomenti molto importanti che veramente potrebbero reggere una puntata, tipo la Pasolineide, ma qui dico il nome, non vi scatenate per favore, Fabio, ti vedo che stai scalpitando, Marcello, a questo punto, per chiudere un attimo il cerchio, sì. No? Perché abbiamo, sì. Allora, io mi metto nei panni di un ascoltatore che ci segue per la prima volta, che vede questi pazzi qui sullo schermo che prendono, parlano di cose, tutto quanto. Ripetiamo, il libro esce oggi, è un libro molto importante perché mancava un libro su Cefis così a 360 gradi, un libro che prende a picconate, possiamo dirlo alla fine di questa puntata, la leggenda nera di Cefis. Questo non vuol dire che da questo libro emerge un Cefis carino e coccoloso come i pinguini di Madagascar, assolutamente no. Questo è bello. prego Giacomo. No, molto bellissimo stasera. Il capitolo che paradossalmente è uno di quelli che ho letto con più interesse, perché è una cosa che è molto vicina a dove abito io, sui fanghi rossi, cioè, l'inquinamento dei mari, Scarlino, che è qui molto vicino a dove abito io, pensate che 40 anni oggi è una questione che ancora fa discutere, e non ci entro perché vi assicuro, ricordi Paolo nelle precedenti trasmissioni dicesti io non parlo più della strage di Bologna, ecco, è più facile parlare della strage di Bologna qui a Grosseto che di questa vicenda che crea ancora oggi. Questa cosa potrei raccontare, appunto l'ho accennato prima, della leggenda nera del Cefis partigiano, ecco, ripeto, questo libro è importante proprio perché finalmente dagli strumenti, non per dare la verità, perché ovviamente non penso che fosse la pretesa di Paolo, però dà sicuramente dei punti di vista che prima mancavano. Ecco, a questo punto, Marcello, dobbiamo fare una domanda finale a Paolo, sperando che possa risponderci. Lascio a te l'onore e l'onere, e poi ricordiamo, rimanete qui perché questi tre giovanotti sullo schermo faranno i commentatori della terza stagione di Dark Side, quindi esatto. Marcello, sì. Tiriamo un attimo le fila del discorso. Abbiamo detto che il Cefis raccontato da Paolo Morando non è l'eroe nero della storia della Repubblica, ma è un personaggio certamente complesso, particolare, anche con degli aspetti, diciamo, oscuri. E allora, però, per chiudere questa cosa, ti chiedo, Paolo,
innanzitutto studiamo, facciamo un bilancio e diciamo, proviamo a dire chi è stato davvero Eugenio Cefis. E poi una domanda che tanti si sono fatti: che cosa succede davvero quando nel 77 Cefis lascia l'Italia, si ritira in Svizzera e rinuncia a tutte le sue cariche? Quali sono davvero i motivi alla radice e chi è stato davvero questo personaggio? Parto dal fondo perché è più semplice, in qualche modo un po' l'ho già detto. Lui lascia nel 77, io mi sono fatto questa idea e un po' la propongo, però in realtà non è che... Io lo so che, io immagino che possa deludere un po' i lettori, però francamente non ci sono tracce di altre ragioni. Se la ragione sostanziale che è stata indicata, quella del golpe del 77, Fanfani, generali, eccetera, eccetera, no ragazzi, quella roba lì è sbagliata, la leggerete e capirete quanto era proprio un abbaglio. Ok? Quindi lui se ne va nel 77 dopo che per 6 anni ha battagliato col Parlamento da una posizione certo estremamente discutibile, cioè impresa privata che chiede 2.000 miliardi di lire allo Stato, quindi a tutti noi, ai nostri padri, diciamo così, ok? A Fabio probabilmente allora già era un contribuente, se posso permettermi, ok? Io no. Quindi da una posizione francamente indifendibile, ok? Che però era stato messo lì, devo dedurre io dalla base sulla base dei racconti che ho degli elementi che ho raccolto da chi lì lo aveva messo, e quindi Cuccia, e con l'assenso delle famiglie private che volevano in qualche modo scalzare Valerio, e comunque con il grosso apporto di Eni e Ire, quindi dallo Stato. Quindi quello che era un congegno in qualche modo pensato in un certo modo tra 68 e 69, quando avviene la scalata, e poi cambia. Ma perché cambia l'Italia? Perché cambiano i pesi, perché non si può più ragionare sulla base delle partecipazioni statali di una volta. Non solo, una volta le partecipazioni statali forse avevano anche un fine nobile, e per raggiungere questo fine nobile magari si facevano anche delle operazioni non esattamente sempre commendevoli. Gli anni 70 è un'altra roba, i partiti fagocitano le partecipazioni statali, diventa un'altra roba. Ci prova per anni, le prova in tutti i modi. In quegli anni sono i modi in cui, per rafforzarsi, tenta anche di fare delle cose estremamente spregiudicate, tenta, ci riesce, il controllo capillare della stampa, no? Fabio ne abbiamo parlato anche prima, il Messaggero, ma tante altre testate. Operazioni di in qualche modo di spionaggio, di intelligence, quindi intercettazioni telefoniche, di cui tra l'altro pure Cefis a un certo punto rimane vittima. Quindi le prova un po' tutte, con dietro l'idea che lui non la nasconde nelle interviste, che lui ha sempre pensato che per l'Italia, per la farraginosità dell'Italia, era meglio un modello di repubblica presidenziale come in Francia, come negli Stati Uniti, che come lui la pensavano gente non esattamente eversiva, ma come Leo Valiani, come Fanfani, tutto sommato, come Pacciardi, va bene, anche come Pacciardi, che forse è un po' più scivoloso come personaggio, ma insomma, quello che oggi la Repubblica Presidenziale non è che è una roba che proprio, non è una roba fascista di per sé, allora veniva letta in questi termini, anche oggi se vogliamo tutto sommato viene visto un po' malamente, no, ma perché abbiamo una tradizione di costituzione democratica, repubblicana, parlamentare, un modello di democrazia diversa. Io mi sono fatto questa idea. Il problema è che lui, non avendo mai parlato con la stampa, mai smentito nulla, niente di niente, ma pensate solo una banalità, lui in che cosa si è laureato? In giurisprudenza o in scienze economiche? In giurisprudenza, no? Lo dice, e lo dicono le carte, ma lo dice anche, tra l'altro, quando depone una delle rare volte che lo fa davanti al processo per il petrolchimico a Venezia, per i morti del petrolchimico. Bene, andate a guardare sul sito del Quirinale. Sto parlando del Quirinale, quindi una delle ultime poche certezze che c'ha questo povero dannato paese. Andate a guardare il sito del Quirinale, andate a vedere le motivazioni delle onorificenze varie attribuite a Eugenio Cefis, e si scopre che secondo il sito del Quirinale Eugenio Cefis è laureato in scienze economiche. No, è laureato in giurisprudenza. Ok? Quindi, per dire, è una banalità, se volete, una sciocchezza, però pensate che, dico un'altra cosa, che uno come Giorgio Galli e giù il cappello di fronte a Giorgio Galli, era particolarmente insospettito della figura di Eugenio Cefis, anche perché, avendo saputo che era laureato in scienze economiche e che lo era alla Bocconi, così scrissero i giornali all'epoca, era andato alla Bocconi a cercare tracce della sua tesi di laurea, non trovandole, questa roba qua legittima i peggiori sospetti, no? Oh, ragazzi, era laureato in giurisprudenza e non era laureato alla Bocconi. Io non so cosa dirvi, ma è così, eh?
È così. Okay. E quindi stiamo parlando di Giorgio Galli, no? Hai detto quello che non era, e allora ripropongo la domanda di Marcello e chiudiamo qui questa, veramente Paolo, apro e chiudo, inciso nell'inciso, grazie per averci concesso l'onore di presentare il tuo libro in anteprima, grazie alla Terza, e quindi chi era Eugenio Cefis? Era un personaggio di un altro secolo, prima di tutto, dobbiamo pensare che è nato nel 1921, era un personaggio che ha fatto la guerra, noi non abbiamo la minima coscienza di quella roba lì, non abbiamo la minima coscienza di cosa fosse l'Italia degli anni della guerra, gli anni immediatamente successivi, era un uomo cresciuto in quel clima in cui, come dire, la guerra l'ha fatta prima da militare dell'esercito regio e poi da partigiano, quindi su due fronti diversi. Probabilmente ha visto cose che i nostri occhi non hanno visto e che fortunatamente non vedranno mai. La guerra non credo che sia una bella cosa, vista da vicino, evidentemente. E in un'Italia che è poi quella dello scorso secolo, in cui lo sappiamo bene cos'era l'Italia dello scorso secolo, no? A prescindere dalle stragi, il terrorismo e tutte queste cose qua, ma insomma la guerra fredda, i blocchi, la democrazia bloccata, tutte cose che sappiamo benissimo. In un paesaggio industriale, dominato dalle grandi famiglie dell'economia, e quindi gli Agnelli, i Pirelli, i Falk, no? Tutta questa roba qua. Cefis non faceva parte di questa gente, non faceva parte di questa comunità. Ci sono dei bei racconti in cui gli dice: io a loro davo del lei. Era un outsider, mentre tra loro si davano del tu, e io a loro davo del lei. No? Io ero un militare, ecco, Cefis era un militare, ma dico di più e concludo davvero perché mi rendo conto che sto parlando anche troppo, però guardate la passione che ci ho messo in questo libro, perché anche l'ho scritto un po' rotta di collo, mi ha molto colpito, perché ripeto, io partivo da tutt'altra posizione e colpirà sicuramente i lettori. L'ultima cosa che volevo dire è questa, e questa la prendo a prestito da Giulio Sapelli, quindi da una persona anche a lui giù il cappello di fronte a Giulio Sapelli, e a un certo punto nell'intervista dice una cosa secondo me bellissima, e cioè che Eugenio Cefis si sentiva l'Italia. Eugenio Cefis si sentiva l'Italia, con tutto ciò che si può dire nel bene e nel male di questa autodefinizione. Bene, mi sembra una degna conclusione. Un'ottima chiosa. L'applauso. Bravo. Di Giulio Isman e di Giovanni Facini. Non ci si può che aggiungere. L'ha detto Sapelli, sia chiaro. E veramente, Marcello, io penso che facciamo un pronostico, e questo libro veramente diventerà una pietra angolare sulla figura di Cefis. Sicuramente chi verrà dopo dovrà necessariamente confrontarsi con l'opera svolta da Paolo, a cui veramente facciamo i nostri complimenti, perché si è trattato davvero, davvero di un'opera che vi invitiamo a leggere. È uscito oggi il libro in tutte le librerie, negli store online, quindi mi raccomando, acquistatelo. A questo punto, Marcello, non ci dilungheremo, quindi a chi ci sta ascoltando da due ore, perché abbiamo raggiunto le due ore, promettiamo che saremo brevi, però ci tenevamo a farlo questa sera e ci tenevamo a farlo con i nostri tre amici qui sullo schermo. Esatto. Possiamo finalmente presentarvi la terza stagione di Darkseid. Allora, Darkseid compie un anno, esatto, praticamente in questi giorni siamo quasi arrivati, esatto. E in meno di un anno abbiamo fatto tre stagioni. Tra l'altro abbiamo qui almeno Paolo e Giacomo, sono stati ospiti addirittura della prima, quindi esatto, sono stati veramente i nostri supporter sin dall'inizio. Fabio ormai è un abitué, lo vediamo. Sono tutti di casa a Darkseid. Un completo agio, ha veramente ragazzi, attraversato cinque, con Darkseid. Cinque amici al bar quando il bar è chiuso. Speriamo che non presto, perché veramente con le normative Covid dobbiamo anche stare attenti. Appunto, siamo cinque amici al bar quando il bar è chiuso. Giusto. Allora, a questo punto, Marcello, sì. Qui allora facciamo una brevissima premessa. Non diciamo queste puntate in ordine di apparizione, esatto, nel senso, esatto, che le date ancora non ve le diciamo. Esatto. Vi possiamo soltanto dire una cosa, che la prima puntata sarà tra 5 giorni, il 20, esatto, che mese siamo? Scusate, aprile. Sì. Aprile, vabbè, andiamo bene. Partiamo bene, vai. Il 20 aprile,
comincia la terza stagione di Darkseid, quindi rimanete su questi canali perché veramente cominciamo con il botto. Allora, esatto. Comincio io o cominci tu, Marcello? Comincio tu, vai. Comincio io. Allora, una delle puntate della terza stagione di Darkseid sarà, vi diciamo i titoli e gli ospiti, Colpevoli, Gelli Andreotti e la P2 visti da vicino, con Stefania Limiti, Sandra Bonsanti e Francesco Biscione. Il titolo ovviamente è anche il titolo del libro omonimo uscito pochissime settimane fa per Chiare Lettere. Marcello, poi? E poi avremo una puntata che per il momento, ecco, qui il titolo è per il momento Character Assassination e Craxi e Moro, e avremo Francesco D'Amato, già direttore del giornale, Marcello Sorgi, già direttore della stampa e autore di un ottimo libro su Craxi, e conferma veramente, vi diamo una notizia in tempo reale, il senatore Gennaro Acquaviva del Partito Socialista, che qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera molto succosa, e in cui proveremo a mettere a confronto la vicenda umana e politica intrecciata di questi due personaggi. Ok, intanto i nostri ospiti qui non fanno commenti, quindi sembra per ora che vada tutto bene. Ok, poi abbiamo una puntata, come sapete Darkseid, almeno una puntata a stagione si occupa di qualcosa di molto vicino a noi, di molto torbido, soprattutto casi di cronaca nera. Ecco, in questo caso il giornalista Luigi Grimaldi, che già ci ha accompagnato nella puntata che abbiamo dedicato ai 30 anni su Moby Prince, ci accompagnerà invece in una puntata molto molto interessante sul delitto di Garlasco. Ecco, quindi anche qui trattiamo un tema a noi molto molto vicino. E Marcello, a te la prossima? Sì, la prossima. Allora, avremo L'uomo nero e le stragi, dalla strage di Bologna alla trattativa con la mafia, il mistero del neofascista Paolo Bellini, è il titolo del libro omonimo di Giovanni Vignali, che appunto è l'autore che sarà con noi, e sarà con noi anche Marco Lillo, vice direttore del Fatto Quotidiano e direttore di Paper First. Esatto. Poi ti lascio presentare anche la prossima puntata. Anche questo, che è un altro, parte da lo spunto da un altro libro, che è 1960, L'Italia sulla guerra civile, e ne discuteremo con gli autori, che sono Mimmo Franzinelli, lo storico Mimmo Franzinelli, e il professor Alessandro Giacone, che è un amico, che salutiamo Alessandro, grandissimo Alessandro Giacone, esatto, grande amico anche di Giacomo, che posso dire è citato nell'elenco delle persone che ringrazio al termine del libro, ci tenevo a dirlo, visto che ci sta seguendo. Aggiungo anch'io una cosa: il nome di Bellini viene fuori anche in uno dei più grossi furti d'arte che sono stati fatti, la Pinacoteca Estense di Modena. Siccome sto correggendo le bozze di quello che sarà il prossimo libro, anche lì c'è Bellini, guarda caso. Ecco, Fabio, quindi tu sai grande che spoiler di Fabio, non vieni a presentare qui con noi. Esatto. Se interessa l'arte rubata, siamo pronti. Assolutamente sì. Abbiamo tutta l'arte rubata che vuoi. E Kevin Reed Jones su YouTube ci chiede: Fasanella ha il suo spin-off. Fasanella è sempre con noi, anche se non lo vedete. Fasanella c'è sempre. Tra l'altro, stiamo preparando con Fasanella una puntata succosissima, ma non fa parte della terza stagione. Darkseid, Fasanella è un'altra cosa. Esatto. C'è il suo, non lo vedete, ma c'è il suo ritratto attaccato al muro. Non lo vedete, ma ce l'abbiamo. Quindi. E lo salutiamo ovviamente. Assolutamente. Altra puntata, G8, cronaca di disastro. Altra puntata, G8, cronaca di un disastro annunciato, il racconto di un uomo della Digos. Quest'anno sono i 20 anni dal G8 di Genova. E avremo un ex appartenente al corpo, insomma, della Digos, Gianluca Prestigiacomo,
che verrà a raccontare la sua esperienza nell'inferno del G8 di Genova. E poi abbiamo, ecco, la prossima, esatto, ce la dividiamo, la presentiamo insieme. Okay. Allora, il titolo lo lascio a te. Il titolo è Uccidete Moro, la verità di Airone 1. Ecco, vabbè, ti lascio anche gli ospiti su. Esatto, con il generale Antonio Cornacchia e con l'avvocato Walter Biscotti, che è un altro nostro amico e amico di Darkseid. E che ringraziamo perché... per essersi prodigato. Sì, esattamente. Poi, allora, mi sono perso. Ah, qui abbiamo un'altra puntatone. Il crimine del secolo, l'attentato al Papa e i casi risolti della ragione di Stato. Con Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera, che ringraziamo come tutti, ovviamente. Lo salutiamo. La prossima... sono tutte bellissime, allora. Io mi emoziono leggendole. Allora, la prossima è, ecco, Italian Psycho, la follia tra crimini, ideologia e politica. Anche questo è, prendiamo spunto da Con De Rosa, autore del libro Semeraghi, che è un amico e che lo presenterà a insieme al collega Giorgio Mottola di Report, che sarà con noi per presentare questo volume. Allora, e sempre Giorgio Mottola è protagonista insieme a Paolo Mondani, altro giornalista di Report, di un'altra puntata veramente, veramente succosissima. Questa te la devo lasciare a te per forza, sì. Marcello, perché sei stato l'ideatore insieme a Giorgio Mottola. Sì, diciamo, è nata con una chiacchierata questa puntata che abbiamo voluto intitoleremo Gladio Criminale. Poi vi spiegheremo perché, ma sarà una puntata molto particolare, molto ricca, veramente, ecco, devo dire, nata da una chiacchierata con Giorgio, proprio molto così nata questa idea e confezionata, ma puntata molto molto interessante. Posso dire una cosa? Ce l'ho veramente, non riesco a tenere ferme le dita, posso farlo? Sì. Paura, paura. Un giorno inviteremo anche lui, anche magari. Di... E poi chiudiamo, come vi siete accorti, siamo andati oltre le 8 canoniche puntate che solitamente, esatto, facevamo nell'altra idea, siamo a 11 e non ci precludiamo una 12esima, chi lo sa. Chiudiamo con La scatola nera della Repubblica con Gioacchino Genchi, che ringraziamo e che veramente ci sta aiutando a tirare fuori una puntata che volevo dire quello io ci sono venuto in soccorso e ho capito che lo volevi dire. Allora, questo ci teniamo a dirlo, Marcello, che tutto questo baraccone che abbiamo messo in piedi, come qualcuno lo definiva, esatto, ci portò fortuna questa definizione di effettivamente baraccone. Effettivamente, diciamo. Questo baraccone non sarebbe possibile senza amici come quelli che ci accompagnano qui sullo schermo, perché chiaramente noi non è che conosciamo il mondo, ma noi riusciamo ad arrivare ai personaggi che invitiamo su questo schermo grazie a persone come Paolo Morando, come Giacomo Pacini, come Fabio Isman, e quindi ci teniamo non solo a ringraziare loro che sono qui presenti, ma a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, quelli che partecipano a questa edizione, che parteciperanno, e anche quelli che non parteciperanno. E soprattutto anche quelli che morirebbero dalla voglia di partecipare, ma non vengono chiamati. Ah. Soprattutto loro. Vabbè, come avete visto, insomma, questa sera è stata una serata di autogestione tra amici, veramente, ragazzi, vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di chiacchierare di questo libro di Paolo Morando. Ricordiamo, libro su Eugenio Cefis. Il sottotitolo è troppo piccolo, non lo leggo, ho paura di fare qualche cosa sullo schermo. Storia italiana di potere e misteri.
Ok, e allora a questo punto, ragazzi, voi rimanete con noi sul backstage. Io provo a mandare la sigla di chiusura, perché poi, certo, tra l'altro, il nostro grande vecchio a una certa ora ha sonno. Ormai è vecchio. ha lasciato il testimone al giovane vecchio, che è già a me, che sono notoriamente al piccolo un fenomeno, vecchio, scusate. Notoriamente un fenomeno della tecnologia. Se seguo Gianluca. Vi ricordiamo, terza stagione a partire dal 20 aprile. Seguiteci, perché senza voi che siete il pubblico noi non esisteremmo. E questa è l'ultima volta che vedrete la nostra bellissima sigla della seconda stagione. E la prossima settimana, quindi tra 5 giorni, vedrete la prossima. Quindi, ragazzi, buonanotte e buonanotte, ciao, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.